Ciao a tutti ragazzi, dovremmo essere in live, spero che sia tutto a posto. Oggi sono particolarmente contento perché oltre a Giorgio che è stato con me in tre live, quindi ormai è una sicurezza, e che ovviamente vi presento della pagina Il Grande Cinema Italiano, vi invito a Ciao a seguire su tutti. Instagram. Oggi ho il piacere di avere qui sul mio canale un grande esperto di cinema, che è mio amico, che mi ha ospitato più volte invece sul suo canale, finalmente sono riuscito ad averlo anche sul mio, Paolo Innocenti. Ciao a tutti, buonasera, è un piacere essere qua e Alessandro, ma grazie per le belle parole. Sappi che sul mio canale ci tornerai perché le live riprenderanno anche su Paolo Innocenti Channel, quindi essere qua stasera a parlare con due persone che comunque come voi amano il cinema, amano anche la commedia da tanti criticata anche un po' a prescindere, per me è un vero piacere e parlare di Pieraccioni, che per me è un mito assoluto, è un grande onore, quindi sono carico. Grazie. Eh sì, sono molto contento che finalmente siamo riusciti ad organizzarci. Ci sono già diversi spettatori, grazie a tutti. Saluto subito Francesco, saluto Simone, immancabile, sempre con noi. E, ormai, insomma, chi ci ha seguito credo conosca la procedura, l'abbiamo già fatto con Carlo Verdone. In quel caso abbiamo dovuto dividere la live in due parti perché è una filmografia di 40 anni, impossibile, insomma, racchiuderla in una sola live. Stavolta cercheremo di racchiudere tutto in una sola live e analizzeremo la filmografia, ovviamente, di Leonardo Pieraccioni. Partendo dai primi lavori, diciamo dal 1991 al 1994, e poi partiremo ovviamente con le regie, che sono l'aspetto più importante. Intanto, se volete dirmi voi due cosa pensate di Leonardo, cosa rappresenta per voi. Partiamo Chi inizia? da Ma Paolo Toscano, assolutamente. come lui. Allora, per me Leonardo Pieraccioni è un po' il babbo cinematografico di noi toscani, ma non solo. Pieraccioni per me il tipo di cinema che fa. Ciao Nico, ciao, un grande saluto anche a te. Il Ciao, cinema Nico. che fa Leonardo lo fa con tanta genuinità. Lo fa senza sentirsi il re indiscusso del cinema, anzi, a me fa sempre piacere ascoltarlo nelle interviste perché lui dice sempre: guardate, il mio cinema, venite a vederlo, ma è un cinema fatto in casa, cioè lui mette sempre le mani avanti perché sa che magari ci sono tanti altri maestri nel cinema di tutti i giorni e lui invece ama dire che fa il cinema per far star bene gli altri. E questa è una cosa che a me piace tanto, ma che purtroppo invece a tanti altri può sembrare fuori dal mondo come cosa. Invece Pieraccioni per me, le sue commedie leggere, ma che comunque fanno sempre trionfare anche il romanticismo, l'amore, dei valori che possono essere anche lampanti, ma che non fanno mai male in questo tipo di cinema, per me le sue commedie riescono. Poi quale di più, quale di meno, ovviamente dopo faremo anche le varie classifiche, mi ha detto Alessandro. Secondo me sono delle buone tazze di tè i film di Leonardo che ci riscaldano ogni 2 anni a Natale. Peccato che quest'anno il film nuovo che avrebbe dovuto già iniziare a girare d'estate sia stato rimandato di un anno con Marcello Fonte protagonista, quindi io non vedo l'ora. E che dire, mi sembra di aver parlato anche troppo e Leonardo Pieraccioni è un toccasana della comicità, della risata e quindi felicissimo di affrontare con voi la sua filmografia. Vabbè, ha già detto quasi tutto Paolo di quello che dovevo dire, ma comunque cerco di aggiungere qualcosa anche io. Io Pieraccioni metaforicamente lo definisco il maestro della commedia leggera, perché quando decido di magari prendermi 2 orette libere, magari uscire un attimo dalle ore di stress, dall'anno un po' movimentato, dinamico e tutto, io prendo una commedia di Leonardo Pieraccioni me la goda fino in fondo, piena di appunto di naturalezza, genuinità, amore, situazioni divertenti, tanti siparietti. E veramente non c'è cosa migliore di divertirsi con Leonardo Pieraccioni. E uno dei primi che ho conosciuto, anche era piccolo, sono stati i suoi film. Forse il primo che ho visto della sua filmografia, ne parleremo dopo, è stato Una moglie bellissima. Mi ha subito rapito, mi ha subito fatto innamorare del suo modo di fare comicità, del suo modo di farci divertire, ma anche comunque farci emozionare in diversi casi. E
e possiamo cominciare appunto a parlare di questo maestro della commedia leggera. Eh sì, intanto saluto anche Nico, l'abbiamo salutato, Raymond Kerry che è sempre con noi, Andrea, saluto Giulia, la mia fidanzata. Grande Giulia, e la voglio conoscere la tua fidanzata, Cioè, gliel'hai fatti vedere una decina di film, di fila, perché io mi immagino che non avesse la conoscenza che hai te, quindi mi immagino anche i weekend vostri romantici in cui magari gli fai vedere tutta la filmografia di Scola, Monicelli, Fieraccioni. A questo dobbiamo ancora arrivarci, però Gabriele Muccino gliel'ho fatto conoscere. Abbiamo visto al cinema Gli anni più belli, il fatto vedere L'ultimo bacio, Ricordati di me, insomma. Bravissimo. Salutiamo anche Casta Professional. Ciao Casta Professional. E detto questo, ci sono tre titoli iniziali, due in particolare, che sono, diciamo, titoli minori, almeno per quella che è la partecipazione di Leonardo, senza poi sminuire assolutamente i film, che sono Zitti e Mosca, Bonus Malus e Miracolo Italiano. E a questo punto io, insomma, vi chiedo se avete qualcosa da dire in particolare su questi film, altrimenti citiamo soltanto la sua partecipazione, magari passiamo avanti, ma ecco, su Miracolo Italiano c'è qualcosa di più da dire. Miracolo Italiano, io penso che sia, purtroppo Bonus Malus non l'ho mai visto, non so nemmeno se sia reperibile, perché io non l'ho mai trovato da nessuna parte, anche se mi piacerebbe molto vederlo. Zitti e Mosca di Benvenuti, se non ricordo male, è un film che avevo visto, ce l'avevo anche in DVD, ma che purtroppo non rivedo da quando sono bambino praticamente, quindi non ricordo niente, se non che comunque unisce una gran parte di comici toscani. Mentre Miracolo Italiano di Oldoini è un cult assoluto per me, l'episodio di Fieraccioni è fra i migliori, con un grande Carlo Monni, che dobbiamo sempre ricordare insieme al grande Novello Novelli, l'episodio con Anna Falchi, trans, col sarchiafone in mezzo alle gambe scoperto dal nipotino, quell'episodio lì con The Show Must Go On in sottofondo e la Falchi che esce dal mare, e c'è anche il mitico Giulianone che si ciuccia il dito lì sulla spiaggia in una, penso, delle sue prime comparse, e vabbè, Miracolo Italiano è veramente un film da ricordare, una di quelle commedie che fanno proprio stare bene. Ha episodi, poi ce ne sono anche altri validi, ma quello di Fieraccioni è il top per me. Assolutamente, sì, e poi è il film che lo introduce alla regia, quindi ha una rilevanza molto importante nella sua filmografia d'attore. Poi vabbè, io questo film l'ho conosciuto perché ero già amante di Renato Pozzetto, quindi... essendo che mio padre mi ha trasmesso la passione per Renato Pozzetto, poi sono arrivato a conoscere anche Leonardo Pieraccioni, ancora molto giovane ma fresco di una regia che arriverà a breve e aprirà una carriera gloriosa, assolutamente gloriosa. Eh sì, e poi appunto abbiamo Zitti e Mosca di Alessandro Benvenuti 1991 e Bonus Malus di Vito Zagarrio del 1993, ma ovviamente Miracolo Italiano è il film che ricordiamo di più, poi appunto tanti altri episodi, Pozzetto, Frassica, Ezio Greggio, eccetera. E, ovviamente in qualche modo Leonardo Pieraccioni al cinema nasce davvero nel 1995 con I Laureati, che è un film che io amo moltissimo, con un cast subito abbastanza notevole, con attori che poi torneranno nel suo cinema, come per esempio Alessandro Haber, Massimo Ceccherini, Barbara Enrichi, Rocco Papaleo, che tornerà un po' più avanti. Ed è assolutamente un ottimo film, è un film sull'amicizia, che racconta ovviamente le avventure, le disavventure di questi studenti più o meno fuori corso che convivono in questa casa e che hanno poi tante vicissitudini da affrontare, un film che mi piace sempre molto rivedere, divertentissimo ovviamente, ma che va ben oltre la risata, quindi Pieraccioni subito cerca anche di far capire quello che era il suo intento, sempre con la leggerezza, però anche di descrivere, di raccontare qualcosa. Sì. Chiedo a Paolo. Okay, no, sicuramente hai detto cose giustissime, io se non ricordo male lessi addirittura, e forse lo scrisse proprio Pieraccioni su Facebook, che la prima versione dei Laureati nel montaggio durava circa 4 ore, una cosa del genere. Io pagherei per poter vedere l'edizione integrale dei Laureati. E che dire, I Laureati è un cult, ogni volta
che non solo ce l'ho in DVD, ma ogni volta che passa in televisione lo devo rivedere, ci sono delle battute storiche, c'è proprio un cast, oltre che di bravi comici, attori comici, anche proprio di amici. I Laureati è stato fatto qualche anno dopo anche del cortometraggio Flick Flock, che non so se avete mai visto, ma è reperibile, almeno lo era su YouTube, è uno dei primi cortometraggi di Pieraccioni, dove comunque trovavamo anche un giovanissimo Ceccherini. Diciamo che poi quella banda è stata riportata anche nei Laureati, un film che comunque all'inizio trovava anche difficoltà nell'essere distribuito, perché se non ci fosse stato, era Cecchi Gori sin dai Laureati, giusto? Sì, se non ci fosse stato Cecchi Gori, beh, inizialmente Pieraccione aveva un po' girato per portare questa sceneggiatura, ma non riusciva mai a trovare qualcuno che veramente credesse nelle sue potenzialità, e poi invece con i Laureati l'incasso è stato strabiliante, ma se poi parliamo di incassi strabilianti dobbiamo aspettare il Ciclone, di cui poi parleremo dopo. Però i Laureati è assolutamente un film degno di nota, dove un giovane Pieraccioni si mostrava già in tutta la sua capacità di far ridere, di farci divertire, di fare film artigianali che non volevano definirsi di spessore, semplicemente film semplici, ma che allo stesso tempo non vuol dire scadenti. Film che centravano l'obiettivo, facevano ridere, facevano star bene, raccontavano storie d'amore. C'era la genuinità toscana che non manca a Pieraccioni, e quindi, secondo me, Laureati è uno dei cult assoluti della sua filmografia. Ma infatti, secondo me, la semplicità in ogni... cioè, nel cinema la semplicità è molto importante. Spesso riesce a trionfare su, magari, i film troppo elaborati, che magari poi si vanno a complicare la vita. In questo caso veramente ha colto la perfezione con una semplicità che va comunque ad andare comunque su argomenti seri che ci riguardano, perché comunque i fuori corso, gli studenti fuori corso, dividere l'appartamento con altri coetanei, avere situazioni così, litigi e vari siparietti, è qualcosa che accade a tutti noi, che magari noi no perché siamo troppo giovani, ma comunque quelli dell'età o comunque universitaria hanno comunque passato questi momenti. E mi piace soprattutto la prova corale, quindi Gimbo Tognazzi, Ceccherini, Alessandro Haber, Papaleo e comunque lo stesso Pieraccioni, grande regista, sceneggiatore e attore, che hanno una grandissima intesa. E lo dimostrano fin da subito con un film che, appunto, come hai detto te, era complicato da distribuire anche all'inizio, alle origini. Quindi, chapeau, cioè, se l'esordio è così, veramente, complimenti. Sì, poi a me piace anche tanto la colonna sonora del film, molto bella, ma ovviamente le belle musiche le troveremo sempre nei film, sì, di Pieraccioni. Beh, Pieraccioni con le musiche e con le bellezze... comunque ci va molto d'accordo, sono i suoi marchi di fabbrica. Eh sì. Intanto saluto anche Francesco, saluto Andrea, saluto Flavio. E come appunto diceva Paolo, come ci ha anche anticipato Andrea nei commenti, ovviamente poi anche il suo film più celebre, più conosciuto, più amato, arriva l'anno dopo ed è un incasso incredibile, Il Ciclone del 1996, un film anche difficile da commentare perché... secondo me è il miglior film di Pieraccioni, diciamo che è un'opinione molto molto comune, ma non, sì, lo dico perché si sente sempre in giro, lo dico perché è un film che ha anche una poesia in qualche modo difficile da ripetere. Poi io sono un amante della Toscana, Paolo ovviamente la conosce molto meglio, però anche sono un amante della Toscana, Il Ciclone è una dedica alla Toscana. Poi abbiamo anche la voce di Mario Monicelli nel film, oltre a questo cast che un po' riprende quello dei Laureati, ci sono anche delle new entry, ovviamente ancora una bellissima colonna sonora, e però qui le bellezze si sentono molto di più. Prima c'era Maria Grazia Cucinotta con Tosca d'Aquino nei Laureati, ma qui Lorena Fortezza, Natalia Estrada e tutte le ballerine di flamenco, insomma sicuramente sempre Tosca d'Aquino, poi che ritorna, sì, Piripi fanno la loro bella figura sicuramente. Il Ciclone, secondo me, è veramente il vento che ha portato Il Ciclone nella cinematografia comica, non solo di Pieraccioni, ma proprio nella cinematografia italiana, ha rivoluzionato tutto. Perché se con i Laureati Pieraccioni si era già fatto conoscere da una bella fetta di pubblico, con Il Ciclone è diventato
conosciuto. Intanto leggo Casta Professional, che in quella foto profilo sembra un po' la controfigura di Tom Cruise in Mission Impossible 72. Grande Casta Professional, ti saluto. Comunque stavo dicendo, la ventata che ha portato il ciclone a livello anche cinematografico italiano è stata incredibile. Pieraccioni ha fatto un qualcosa, secondo me, più grande di lui. Non se l'aspettava nemmeno, secondo me, che questo film avrebbe poi avuto questo successo così pazzesco, a ripensarci. Ma perché questo film ha avuto successo? Perché è un film che, come dicevo prima, si basa sulla semplicità. Si racconta la vita di questa famiglia contadina, e per raccontare una cosa del genere serve sincerità, genuinità e semplicità. Non si caricano le cose, non ci sono gag costruite a tavolino, meccaniche. C'è molta comicità di battuta, comicità improvvisata. Cioè, giustamente ci dice Casta Professional, incassato 70 miliardi. Poi mettiamoci insieme la colonna sonora, che è restata indelebile, le scene cult, il balletto di flamenco sul tavolo, Piripi, Se tu sei buco dillo, quelle battute lì che veramente è un po' come tromba anche la sveglia nei laureati, possono sembrare non contestualizzate battutacce, ma che se invece vedi all'interno del film hanno una propria poetica che in tanti non comprendono, ma che invece, specialmente per me che sono toscano, ma fortunatamente so che l'effetto vale anche per voi, beh, sono un tocca sana di goduria. Proprio quei, certo, classici film per stare bene. Assolutamente. Ma poi è uno di quei film che devi avere per forza in un video, perché quando, cioè, non ti stancano mai. Un pomeriggio sei stanco, metti su il Blu-ray, il DVD che è, te lo guardi, te lo godi fino in fondo. Vero. Veramente qualcosa di eccezionale, un gioiello sia a livello di paesaggi, perché la Toscana, come tu sei toscano, quindi niente da dire, come Ale la amiamo entrambi, paesaggi eccezionali, musica straordinaria, con colonna sonora io la definirei una delle migliori degli ultimi 20 anni, 30 anni del cinema, perché a parte Rhythm is Magic di Malik Redubaldo ci sono anche altre musiche veramente straordinarie. E poi niente, le gag esilaranti da cabaret tra virgolette, costruite anche magari così, neanche troppo elaborate, appunto, non caricate come ha detto Paolo, situazioni esilaranti a tutto spiano dall'inizio alla fine, e è veramente qualcosa di eccezionale. Non ci sono proprio momenti noiosi, momenti troppo, cioè momenti lenti, veramente qualcosa di incredibile. E gli incassi sono la dimostrazione di questa cosa, di questo film ben riuscito sotto tutti i punti di vista, quindi chapeau. Parola a Dale. A volte mi chiedo se a quei tempi fosse esistito Facebook, la gente come avrebbe commentato, perché secondo me l'astio e l'odio inutile che gira oggi forse un po' meno, ma secondo me anche a quei tempi avremmo potuto trovarlo. Chissà se Facebook a quei tempi fosse esistito, in cosa ci saremmo imbattuti, anche nei commenti su Il ciclone di un giovane Leonardo Pieraccioni, chi lo sa. Comunque, meno male, da una parte non c'era Facebook, era meglio quando si stava peggio. Vabbè, non entriamo in polemiche, che io già oggi, per aver difeso il lockdown all'italiana, mi sono sentito veramente il peggior cinefilo esistente sulla faccia della terra, ma vabbè. Adesso devi prenderti dei rischi. Se sei cinefilo e comunque adori la commedia italiana, purtroppo devi già mettere in conto che riceverai dei... Che poi ti dico, lo sa, Alessandro questo lo sa, per me i film, la commedia italiana è un'altra. Perché certo, per me la commedia italiana si è fermata con Scola, Monicelli, Risi, quando si affrontava in maniera amara, anche quando si affrontava, scusate, in maniera anche ironica, qualcosa di drammatico. Poi c'è chi, come tipo Alessandro, giustamente il canale si chiama così, considera magari commedia all'italiana anche la commedia di oggi, che per me è semplicemente commedia italiana con delle eccezioni, tipo ad esempio un Virzì, un Verdone per certi aspetti. Un Muccino può anche rientrarci, però tipo Pieraccioni, che io amo alla follia, per me fa una fantastica commedia italiana, però non però vabbè, queste sono ma infatti è doveroso comunque distinguerle. Per me la commedia italiana all'italiana è un vero e proprio genere, certo. Quindi no, giusto, hai fatto bene a dirlo, perché molta gente magari comunque non fa differenza, e con commedia all'italiana considera tutto, giustamente bisogna fare questa differenza.
Poi prima di lasciare la parola ad Ale, volevo fare una considerazione sul fatto che dopo un po' che il ciclone viene osannato giustamente per la commedia straordinaria che è, cominciano ad arrivare i primi commenti che dicono sopravvalutato, proprio per andare controcorrente a tutti i commenti che osannano il film, che lo esaltano. E questa cosa è una considerazione che si basa non solo sul ciclone, ma tutti i film colossal, tutti i capolavori del cinema, sia italiano che internazionale. Ce ne sono tantissime di situazioni di questo genere ormai, con il web, con i social network. Li troveremmo sempre, se si pensa che anche 2001, capolavoro di Kubrick, fu stroncato da tanti sul nascere, è uno dei film più belli a livello mondiale, quindi figuriamoci se del ciclone dicessero solo cose positive, sarebbe assurdo, quindi a certo. Voglia. No, certo. Ah, un aneddoto che voglio raccontare, poi scusami se ti interrompo. Ti abbiamo invitato apposta anche per raccontare aneddoti. In chat ho letto che Nico Salerno rammenta Giuliano Grande che ce l'ha il gratta e vincite. Ecco, questo aneddoto l'avevo già raccontato ad Alessandro, a me capita spesso in Toscana sul treno di incontrare Giulianone, che è la comparsa per eccellenza di tanti film di Pieraccioni. E sul treno penso di averlo incontrato almeno una decina di volte, lui è sempre tra la stazione di Pistoia, Firenze, Montecatini, e quando ci si mette a parlare lui insiste sul voler fare questo Ciclone 2, un film che penso sia la cosa più insensata ora come ora, perché la bellezza del ciclone che inizia e finisce racconta una storia, potremmo fare questo Ciclone 2, è importante Ciclone 2, ma cosa facciamo questi, e poi poverino è un grande, lui comincia a rifarsela, a tirare fuori commedie che non c'entrano niente, è come fanno Perfetti Sconosciuti e Genovesi, e fa quello, non possiamo fare il Ciclone 2, cioè, che non c'entra niente, però è andare in treno con Giuliano Grande è veramente, vabbè, era un aneddoto. Sì, ma Grande Giuliano poi tra l'altro rientra tra, diciamo, i caratteristi minori, quelli che sono un po' più macchiette, un po' più passaggi grotteschi, di cui sicuramente parleremo perché poi riappare diverse volte. Questa forse è la battuta più celebre di tutte, però ce ne sono veramente tante anche in altri film. Per quanto riguarda il discorso di prima, io credo che oggi il problema del pensiero comune della gente è che quando un film comunque, soprattutto per le commedie italiane, risale a inizio anni 90, metà anni 90, già va bene. Tutte le commedie italiane uscite dopo, soprattutto 2000-2010, sono da stroncare. Questo è il pensiero comune, soprattutto degli amanti degli anni 80 e 90. Quindi questo è un po' il problema. Troppo pregiudizio, troppa gente prevenuta. Vero. E poi, secondo me, abbiamo fatto... ne escono ancora tante di commedia italiana, però comunque, insomma, nella filmografia di Pieraccioni sicuramente ce ne sono poche, sono molte più appunto commedie italiane piuttosto che commedia all'italiana. Dipende anche un po' dall'ambizione. Per esempio, Una moglie bellissima, di cui parleremo dopo, secondo me si potrebbe quasi inserire in questo vero e proprio genere, però ovviamente la maggior parte sono commedie più spensierate, ci mancherebbe. E poi lo stesso anno Leonardo prende parte, prestando soltanto la voce, ad un film di Giovanni Veronesi che è Silenzio si nasce, e lo citiamo perché ovviamente è un'altra partecipazione, e Giovanni Veronesi tra l'altro sarebbe proprio un'altra parentesi da analizzare per tutte le sceneggiature che ha curato, lo stesso Ciclone, insomma. Dovrebbero essere tutti i film, se non mi sbaglio, tutti i film tutti no. Comunque una bella fetta di film, praticamente quasi tutti. Quasi. Sì, no. Adesso non mi ricordavo bene, ma comunque quasi tutti. Quindi Veronesi è veramente un protagonista anche del suo cinema. E ora Veronesi è sul set per I Moschettieri 3, sì. E comunque, se non mi sbaglio, Alessandro ha fatto comunque una parentesi, proprio un banner su di lui, quindi Tom ne parleremo più in modo specifico. Sì, poi credo che sia doveroso, insomma, ricordare le numerose sceneggiature, non sono tutte, ma sono comunque tante, che Veronesi ha curato insieme a Pieraccioni. Tra l'altro a me piace molto più come sceneggiatore piuttosto che come regista. Mi piace come regista Veronesi, però secondo me come sceneggiatore riesce di più. Sento la sua mano in qualche modo nei film di cui cura la sceneggiatura. Perché comunque anche Veronesi si era fatto il callo con Nuti, grande amico di Nuti, quindi comunque aveva avuto una scuola anche sufficientemente importante. Grande Nuti. Certo.
E dunque poi invece nel 1997, come Andrea ci aveva anticipato prima, Andrea è sempre all'avanguardia, esce un altro grande incasso, un altro film ormai cult, insomma, della filmografia di Pieraccioni, che è Fuochi d'artificio. Altro appunto grande incasso, e questo è un altro bel film che io metto più o meno sul livello dei Laureati, secondo me siamo lì, ovviamente sotto il Ciclone, perché secondo me il Ciclone ha qualcosa in più rispetto a tutti. Un bel film in cui Pieraccioni racconta questa storia molto bizzarra in flashback, raccontandola a Luigi Petrucci, il mitico postiglione di Compagni di Scuola. Insomma, un altro film ovviamente con scene memorabili, con le bellezze che non mancano mai, insomma un discorso che ripeteremo secondo me molto spesso, perché questi sono, come ha detto Giorgio, dei marchi di fabbrica che non possono mai mancare. Tra l'altro c'è anche Erpatata, Roberto Brunetti, che in quel periodo recita molti film importanti, tra cui Paparazzi, Parenti, insomma... importante per lui. Poi non l'abbiamo più visto. Ora lui ha un negozio, vende il pesce. Io mi ricordo il servizio alle Iene, e che ora lui lavora in un mercato, se non ricordo male. Quindi ha chiuso la carriera cinematografica anche dopo degli avvenimenti privati un po' burrascosi, liti in giro per l'Italia. Insomma, però mi dispiace perché era un caratterista bravo per me. Mi divertì. Quel fio della mignotta proprio nella storia. Gerard de la Fass. Comunque, Fuochi d'artificio, come dice Alessandro, è un altro buon film di Pieraccioni, che non riesce ad essere al pari del Ciclone, però secondo me riesce ad essere superiore ai Laureati. È un film che ha comunque riservato altri momenti caldi, passettini per sdrammatizzare, la colonna sonora sempre accattivante e azzeccata, la semplicità e la genuinità di raccontare anche questa storia d'amore a più riprese, con un Pieraccioni che deve scegliere poi quale sia la sua anima gemella, e con alla fine poi la sorpresa, che magari era quella che meno inizialmente lui preferiva, e poi invece gli amori più inaspettati sono quelli che trionfano, con un grande Massimo Ceccherini. Dammi il tuo amore in motorino è una delle scene più belle di sempre. Il conto è un'altra delle scene più belle che ci possono essere, e che posso dire, Fuochi d'artificio ha fatto, e poi fulmine anche, fa una sega all'Uomo Ragno. Nuovamente grandi i Fuochi d'artificio anche al botteghino, perché anche se non è riuscito a superare il Ciclone, anche questo film ha avuto il suo dire al box office, e me lo rivedo sempre volentieri. Cioè, Pieraccioni, fortunatamente, questo lo dico già in anticipo, è riuscito a non deludermi mai. Può aver fatto la commedia meno riuscita, ma uscire dalla sala e dire caspita che brutto film, fortunatamente questo non è mai successo. E anzi, il contrario, perché poi ne parleremo dopo, ma anche, ad esempio, le sue ultime fatiche mi hanno soddisfatto, ma non voglio anticipare niente. Comunque, Fuochi d'artificio promosso, senz'altro. No, ma è comunque lo stesso discorso che facciamo gli Ali quando parliamo in privato, nel senso, ci sono dei film meno brillanti, ma brutti non ce n'è. E questa è la forza di Pieraccioni, assolutamente. Speriamo si mantenga così. Speriamo. E speriamo che ci possa dare un altro, quanti, 4-5 film ancora, dai. Ma ancora giovane, è ancora giovane. Ma magari con il fatto che non ne fa, cioè uno ogni 3 anni, magari poi arriva una certa età. Uno ogni 2 anni, poi quest'anno sì, ogni 2 anni, sì. C'è stato il coronavirus, se no l'avrebbe fatto. Sì, anche il professor Cenerentolo poi ha aspettato 3 anni per fare Sesso Rò, quindi già lì è un po'... Però c'era il tour di mezzo con Conti e Panariello, quindi anche volendo non potevi... No, è vero. Semplicemente ogni 2 anni. Sì, ogni 2 anni, vabbè. Speriamo, dai. Altre 5 perle. 5-6 perle, vabbè, speriamo, anche di più. È ancora abbastanza giovane, quindi sì. Permettendo, insomma, speriamo che possa continuare anche... proprio con Pieraccioni e con tutti i film che speriamo escano in Italia nei prossimi anni. Già, insomma, da settembre, dalla fine di settembre abbiamo avuto dei film interessanti, quindi speriamo bene veramente. Poi, sempre parlando di Veronesi, l'anno dopo c'è un'altra, ci sono innanzitutto un lavoro importantissimo, però c'è anche una comparsata in Viola Bacia Tutti, che è un cult assoluto di Veronesi, uno dei suoi film più celebri,
con sia Argento, Ceccherini, Papaleo, un giovanissimo Mastandrea che forse poi non abbiamo più rivisto in questi panni, così, no, una commedia così. No, anche perché lo stesso anno poi appare L'odore della notte di Caligari, quindi anche un po' sì. Una strana cosa vederlo nello stesso anno in due film completamente diversi. Sì. Grazie. Sì, vabbè, Viola bacia tutti, è un cult che non rivedo da un sacco di tempo, però ho voglia di rivedere la scena dai nudisti sulla spiaggia con Ceccherini, e storia, è veramente fantastica, sì. Non so se Giorgio vuole aggiungere qualcosa, comunque... Sì, no, Viola bacia tutti, l'ho rivisto veramente... Cioè, l'ho visto una volta con Mediaset Play, l'ho rivisto con piacere, e poi l'ho ritrovato in televisione, me lo sono rivisto con piacere, perché comunque... È un'altra delle commedie leggere che non stancano mai. Poi Mastandrea comunque rimane sempre molto appetibile anche nella commedia. I suoi siparietti divertenti li riesce a regalarli sempre. Poi Ceccherini in stato di grazia, era nel periodo d'oro. E Papaleo, cosa dire di più? Veramente Veronesi insieme a questi tre attori più il cameo di Ceccherini regala una perla, un gioiellino della commedia italiana. Anni 90, nient'altro da dire. Qui Casa Professional mi fa una correzione, mi dice che Viola bacia tutti è del 97 e non del 98. In realtà qui ho provato... Beh, noi non eravamo nati, quindi ci dobbiamo comunque... No, io ero nato, però non mi ricordo l'anno. Dobbiamo prossimo. Affidarci comunque ai dati di internet, quindi se internet sbaglia non è colpa nostra. Detto semplice, su Wikipedia c'è scritto Viola bacia tutti è un film del 98, poi vai a destra, anno 97, non lo so, mi sono sbagliato. Sicuramente, vabbè, magari prodotto nel 97, però, vabbè, posso essermi sbagliato. Sì, scusa. Sì, è come, cioè, adesso digressione proprio, come avevano detto io e te l'altra volta, lo chiamavano Gigrobò, anche questo è un dubbio un attimo se 2015-2016... per il fatto che comunque era stato presentato nel 2015 e poi è uscito nel 2016, quindi sono i soliti discorsi che... Però mi sembra che è uscito proprio a febbraio 2016, se non sbaglio. Sì. Quindi comunque... Sì. Vabbè, sì. In ogni caso... Digressione inutile, però possiamo tornare a piena scena. Eh sì. E poi invece, nello stesso 98, questo credo che sia sicuro, 98, c'è un film molto più importante, molto criticato, anche se fu un grande successo al botteghino. E sarebbero tante le cose da dire su questo film. Io sono comunque contento che nella filmografia di Veronesi e di Pieraccioni ci sia anche un progetto comunque ambizioso come questo. Poi il risultato, diciamo, che può essere apprezzato o meno. Certo, Pieraccioni che recita con David Bowie è sicuramente un... sono attori che non ritroveremo nel suo cinema o comunque nei film in cui ha recitato, però... E anche Harvey Keitel, presente delle Iene. No, comunque si comportano benissimo e a me, l'ho rivisto di recente per l'ennesima volta, mi ha lasciato molto soddisfatto. Anche quella parentesi un po' romantica alla fine, molto dolce. Cioè, se ami la commedia non sei molto scettico e non sei prevenuto, secondo me rimani comunque molto contento alla fine del film, soprattutto per gente come noi che ha sempre apprezzato i film di Veronesi e Pieraccioni. Io sono contento dell'ambizione in generale, già solo dell'ambizione. Sì, comunque anche un prodotto originale. Sicuramente è un film che ha attirato, come ha detto Alessandro, tantissime critiche negative. È ovvio che con il western classico, ma anche solamente il western che conosciamo grazie agli spaghetti western di Leone, non c'entra niente. No, però se lo si guarda come una commedia carina, con i suoi difetti, perché è ovvio che quando si guarda la prima cosa che ci viene da pensare è che ci fa un toscano tra gli indiani. Cioè, se si pensa anche al background, come ci è arrivato lì, perché, per come, queste sono delle forzature che sono evidenti all'interno del film. Se però poi si pensa anche queste forzature a cosa portano, e cioè a un film carino dove regna dall'inizio alla fine il contrasto tra un padre violento
e un figlio invece incline alle buone maniere, a risolvere le cose a parole. Una cosa che a me colpisce tantissimo del mio West è sempre questo insegnamento, che può sembrare banale, già visto e rivisto, però di mettere da parte la violenza perché si può risolvere le cose a parole. Quindi è un film che invita alla pace. Uno potrebbe dire, allora rizziamoci le puppe, che male ci sarà? Cioè, alla fine ti sorprendi per una cosa del genere. Siccome stiamo parlando di commedia leggera, che è una commedia aperta al grande pubblico, un grande pubblico che può essere composto da quindicenni come ragazzini di 5 anni, come quarantenni, come sessantenni, si invita, facendoci divertire, a non usare la violenza, a capire quali sono i veri legami familiari e cosa significa anche amare in famiglia. Boh, per me è un film che riesce in questi suoi intenti, nonostante i difetti. Sicuramente è un film con parecchie pecche, ma non è nemmeno un film, secondo me, da buttare via. Ovvio, se lo si paragona al western di Leone, di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, questo qui ne uscirebbe morto ammazzato, però alla fine sono anche due cose totalmente diverse. No, ma cioè, dico un'ultima cosa, a parte il fatto che la morale di questo film, l'insegnamento quello che vuole dare, lo rende ancora più riuscito. Comunque, oltre a divertire, lascia questi insegnamenti che possono colpire qualunque età, come ha detto Paolo. Ma poi io non credo che Veronesi avesse in mente di proporre un film western. Secondo me è solo un contorno, un'ambientazione così da originale, da mettere dietro comunque la storia e il soggetto. Sicuramente non c'era nella mente di Veronesi quella di proporre un film western, in realtà una semplice commedia italiana, ma rimane contorno il western. Niente a che vedere con quello che, a cui siamo abituati, il western con, ad esempio, Terence Hill e Bud Spencer, Sergio Corbucci o comunque Sergio Leone, cioè niente a che vedere con quelle, con quei film lì, assolutamente. Non sono neanche paragonabili. Nel mio West c'era quel bellissimo sottotitolo "Con qual è" con l'apostrofo. È sempre bello notare anche gli scovari di errori nel cinema, però vabbè, era un aneddoto. Ogni volta mi ci casca l'occhio. Comunque, insomma, Veronesi è un regista che ci ha comunque abituati a tanta originalità. Ha sempre cercato, tranne magari per qualche commedia un po' più banale, di fare film che potessero sorprendere. Lo stesso Moschettiere del Re, per me, è un film assolutamente sorprendente. Anche per me è un Moschettiere del Re. Che cast, ragazzi! Che cast! Assolutamente. Quindi tra commedie sentimentali, film proprio d'amore, come la trilogia sul manuale d'amore, questo film, western o meno, insomma, cerca di esserlo in qualche modo, di avere queste ambientazioni. Veronesi ha cercato di dare molta originalità alla sua filmografia, questo credo che sia innegabile. Ma infatti credo sia abbastanza sottovalutato, secondo me, non è mai stato colto il suo cinema. È ovvio, questo tipo di cinema, il cinema di Pieraccioni, è rivolto magari al target del grande pubblico che magari si vede Pieraccioni, poi torna in sala per Zalone e poi non torna più in sala, purtroppo. Quindi quando io vedo, come oggi mi è capitato perché ho difeso Lockdown all'italiana, vedo questi cinefili, tra virgolette, che si lamentano di questi film, io lo trovo veramente inopportuno e una perdita di tempo, perché non è chiaramente un genere di film rivolto ad essi. Poi ci sono delle eccezioni, come si può essere noi tre, che magari ci guardiamo Pieraccioni e poi ci guardiamo il film impegnato d'autore, però nella maggior parte dei casi, senza contare noi tre eccezioni, questi sono film per un pubblico di riferimento, che io sono il primo a dispiacermi quando vedo che queste persone vanno solo a vedere questi tipi di film, magari, ma che comunque portano avanti gli incassi, perché se non fosse anche per Zalone, quindi per la gente che va a vedere Zalone, e il cinema ne risentirebbe. Quindi quando io leggo anche Zalone, la morte del cinema, ma a dire la verità, se non ci fosse stato Zalone, magari il film che gli esercenti hanno noleggiato, Greco, non l'avreste visto in sala, voi cinefili,
che guardate film di nicchia come me, quindi mi dà tanto fastidio questo. È come arrivare a luglio, arriva il nuovo singolo di Baby K e dire non è De André, ma grazie al cavolo non è De André, sono due tipi di canzoni diverse, quindi è inutile rifarcela con Baby K che fa un tipo di musica per chi ama quel tipo di musica. Certo. È proprio aver la voglia di criticare inutilmente. No, ma poi un altro pensiero che mi viene spesso in mente è che un conto tu ti lamenti se al cinema escono solo questo tipo di commedie che a te non piacciono, ma se nello stesso periodo escono film come comunque Lacci, Lasciami Andare, Il Caso Pantani, il mese prima è uscito Miss Mars, Le Sorelle Macaluso, Notturno, escono tanti film comunque per un altro pubblico. Escono tanti film impegnati nello stesso periodo, quindi tu Lockdown all'italiana, se non lo vuoi vedere, non lo vai a vedere. Facile criticare, caro mio, è molto più facile avercela con questo tipo di cinema e poi però restare in sala a vedere la TV un film scaricato piuttosto che dire vado in sala e mi gusto Lucchetti e mi gusto Sollima quando esce Garrone. È molto più semplice criticare e dar fiato alla bocca. Purtroppo non stanno in piedi queste critiche, ma... Cioè, vengono... Se uno vedesse il film e non gli piace, oppure se uno non apprezza, a me tipo Moccia non piace, sicuramente il futuro film di Moccia, so già che potrebbe non piacermi, però non è che me la rifaccio con chi lo va a vedere, oppure offendo coloro che apprezzano questi film perché inesperti. Sicuramente hanno un tipo di gusto nei confronti del cinema che è diverso dal mio. Tutto certo. Qua. Certo. Che poi tu hai citato Zalone, no? Zalone è prodotto dalla Medusa. Tutte quelle persone che magari il film non hanno apprezzato, ma sono state fiere che Tony Servillo abbia potuto lavorare con Dustin Hoffman nell'Uomo del Labirinto, forse non sanno che questo è stato possibile anche grazie agli incassi di Zalone, che hanno consentito alla Medusa di avere le possibilità per investire in un progetto del genere. L'Uomo del Labirinto, come tantissimi altri, ogni progetto originale che esce in Italia prodotto da una determinata casa di produzione magari deriva anche da un incasso importante di una commedia leggera. Vero, verissimo. Ma poi... Volevo solo dire, Fede sta dicendo penso che chi è veramente appassionato guardi tutti i generi di film, ma secondo me non del tutto, perché tipo io ad esempio non sono intenzionato ad andarmi a vedere in sala Me contro te, eppure non è che me la rifaccio con tutte quelle famiglie che portano i bambini a vedere Me contro te. Per me, che sono cresciuto con un altro tipo di cinema anche di infanzia, Me contro te rappresentano un tipo di cinema che quasi faccio fatica a definire cinema, ma rispetto comunque. Però, cioè, apprezzando tutti i generi, non andrei a vederlo. Tutto qua, magari per le commedie, chi come me magari la settimana scorsa si è visto L'Antimo, Sollarrain, film proprio di nicchia, film da festival, film che insomma non hanno niente a che vedere con la commedia, quel pubblico lì fa più fatica ad andarsi a vedere un Lockdown all'italiana, e lo capisco. Poi ci sono le eccezioni come me che invece si guardano Lockdown all'italiana e il giorno dopo magari Alfs, che domani esce Alfs di L'Antimos, film del 2011, regista greco, che io non vedo l'ora di vedere. Bisogna sempre, capito, pensare alle cose prima di dirle, però... Comunque, volevo una ultima digressione, poi accontentiamo Casta Professional che dice di andare avanti. Sì, io perché dice questo continuerei altre due ore, scherzo, è Casta Professional, però veramente è il comandante Casta Professional. No, però diciamo che noi comunque divaghiamo un attimo, perché sennò renderemmo troppo monotona la live, passare da un film all'altro senza comunque parlare l'altro, senza fare parentesi, sarebbe anche abbastanza noioso. Comunque dico, la morte del cinema italiano, Checco Zalone non credo proprio, perché ha fatto una satira intelligentissima che... A parte la parentesi Tolo Tolo, che è un altro discorso, dopo Quo Vado, per 5 anni si è parlato di quel film e si sono ripetute le sue battute, quindi diciamo che non è proprio la morte del cinema. No, assolutamente. Praticamente ha reso una cosa reale, perché comunque i sipari realizzati in Quo Vado sono cose verissime, sono cose realistiche, e quindi non credo proprio sia la morte del cinema, perché non è assolutamente merda, è solo una satira veramente molto intelligente e brillante, niente di più, anzi niente di meno. Assolutamente. E poi tornando a parlare di Pieraccioni,
Nel 99 torna alla regia con un altro grande successo che è Il pesce innamorato. Film che, tra l'altro, è l'ultimo film che ho rivisto nei rewatch che ho fatto in questi giorni e mi ha in qualche modo stupito rispetto anche a quello che ricordavo, perché comunque è una commedia molto intelligente, una commedia divertente. Io penso a come sarebbe stata se il ruolo di Philippe Leroy fosse stato assegnato ad Alberto Sordi, come Pieraccioni aveva in mente. Sarebbe stato forse un film ancora più bello e, insomma, parleremmo di altro. Peccato, sarebbe stato anche l'ultimo di Albertone, perché aveva già finito a quel punto. Peccato, fu fatto il provino anche a Vasco Rossi, però, insomma, in questo caso meglio Philippe Leroy, che è un bravissimo attore francese. E quindi è un film che io non metto tra i primi posti, non è uno di quelli che amo di più, però so che è anche uno dei più amati in generale, uno dei più ricordati, e comunque mi ha stupito quando l'ho rivisto, perché ci sono alcuni aspetti che avevo forse un po' sottovalutato, diciamo. Questo, secondo me, insieme al Professor Cenerentolo, è uno dei film più fiabeschi di Leonardo Pieraccioni, ha quel clima, un po' mentre si respira quel clima fiabesco, favolistico, in cui c'è questo Pieraccioni scrittore, poi ovviamente il film che lascia a casa anche in questo caso gran parte degli attori visti nei cast precedenti dei film, nei precedenti film, però comunque c'è più un Pieraccioni mattatore, ci sono lo stesso delle scene cult, torna ad esempio Sergio Forconi, che si apre una pinoleria, cos'era la pinoleria sul Montamiata, poi c'era la parrucchineria, una cosa del genere. Quella scena lì è veramente una di quelle che si ricorda di più quando si pensa al cinema di Pieraccioni, per non parlare di È noce, la scena della figura da cioccolataio di Pieraccioni mentre cerca, no, di scoprire, cioè di guardare dal buco della serratura, poi È noce, quella scena lì è fantastica, anche se Il pesce innamorato per me è tra i meno convincenti del cinema, sì, di Leonardo Pieraccioni, perché seppur faccia star bene, faccia sorridere, non riesce per me a eguagliare la bellezza di altre commedie, quindi leggermente un film minore. Sì, no, infatti io se valuto il film in modo proprio da appassionato di Pieraccioni, lo valuto benissimo, cioè sono innamorato di questo film. Comunque rientra nel titolo Il pesce innamorato, io sono l'appassionato innamorato. Però in ogni caso, se devo valutarlo in modo obiettivo, devo metterlo tra i meno brillanti, tra quelli più sottotoni, comunque in un periodo che aveva sfornato, il periodo anni 90, secondo me è intoccabile, proprio a livello di Pieraccioni, proprio Pieraccioni come attore, secondo me è veramente brillante. Straordinario, in forma, però è tra i meno convincenti, come ha detto Paolo, del periodo anni 90 e tra quelli che arriveranno dopo, anche non per forza il primo Pieraccioni è migliore di quello che viene dopo. Questa è una considerazione doverosa da fare. Come io dico sempre, io amo tanto il primo e l'ultimo Pieraccioni, il primo perché c'è la semplicità e la leggerezza, l'ultimo perché c'è la maturità, quindi comunque ci sono forse alcuni film meno brillanti in mezzo, però non è detto che debba essere per forza il primo e il migliore. Questo lo dicono appunto i prevenuti, che dicono, vabbè, fine anni 90, finito. No, non è proprio così. Comunque, questa è una convinzione che hanno in molti. Però comunque, no, ripeto, Il pesce innamorato comunque, nonostante sia abbastanza sottotono rispetto agli altri, riesce comunque a regalare delle situazioni fantastiche, divertenti e anche sorprendenti per certi versi, come ha detto Ale, che non vedeva il film da un po' di tempo, comunque la sorpresa. Quindi non è da buttare via assolutamente, nonostante non sia a livello degli altri. Esatto. E poi invece nel 2001 iniziano, quindi anche gli anni 2000 di Leonardo Pieraccioni, iniziano con un film che porto tanto nel cuore, perché c'è una accoppiata di protagonisti che avrei voluto rivedere insieme più volte in questa, diciamo, questa struttura, cioè protagonisti assoluti. Ovviamente Pieraccioni con Massimo Ceccherini, Il principe e il pirata. Altro successo, film divertentissimo. Qui forse cambia un pochino la struttura, c'è Luisa Ranieri che rappresenta la bellezza, però non c'è più una donna protagonista al suo fianco. Le musiche però sono sempre belle, Bennato assolutamente al top.
e ci sono anche dei bellissimi paesaggi, assolutamente. E questo è uno di quelli che porto più nel cuore, ovviamente non è proprio uno dei migliori, anche se lo metto abbastanza, lo metto più o meno neanche a metà, ecco, effettivamente, della mia classifica, però lo porto nel cuore perché Ceccherini e Pieraccioni insieme in questo modo sono fantastici, l'avrei voluto vedere molto più spesso, e se penso che in senso rosa non ho potuto vedere neanche Ceccherini in partecipazione, questa è la cosa che mi è dispiaciuta proprio di più in assoluto. Però, insomma, speriamo di rivederli presto anche in questo modo, magari in futuro, la mia speranza. Allora, Il Principe e il Pirata è un film che adoro. Sono proprio in disaccordo con Nico Salerno stavolta, perché Il Principe e il Pirata è un film che veramente mi fa fare di quelle risate, ragazzi, che mi devo trattenere. È una storia, secondo me, divertentissima, ben scritta, con dei momenti assolutamente emblematici. Olè, là in Svizzera non c'è mia al mare, insomma, ci sono quelle battute, questo è proprio il figliolo di quella troia della Lella. Ci sono dei momenti, il primo incontro tra Pieraccioni e Ceccherini fuori dal carcere, la maiala delle vostre mamme quando gli hanno rubato la macchina. Cioè, per me è un film proprio che regala tanti momenti divertenti uno dietro l'altro, la ninfomane ci dice Casta Professional sotto il tavolo, mi è cascato il tovagliolo, lo raccatto, insomma, secondo me è veramente divertentissimo, poi girato anche a Forte dei Marmi, Viareggio, dov'era, insomma, Lido di Camaiore era, perché era sulla, passano proprio in macchina davanti alla spiaggia dove andavo sempre io da bambino, ma ci sono scene bellissime, quella da Don Capesce, cioè lo squalo in piscina, ecco, secondo le musiche di Bennato, hai detto bene Ale, secondo me questo è uno dei pochi film di Pieraccioni che potrebbe avere un sequel. Mi piacerebbe sapere la fine che hanno fatto oggi quei due fratelli, se prima o poi si sono rincontrati, mi piacerebbe molto saperlo. Questo è quello che è venuto fuori dalla trombata con la Lella, sempre per citare Giulianone, che si ricorda tutta a memoria in questo film, e niente, Principe il Pirata assolutamente convincente, che sa anche mischiare bene ironia e nostalgia, cioè la nostalgia, non ne abbiamo ancora parlato concretamente, ma la nostalgia nei film di Pieraccioni, quel sentimento leggero che c'è sempre, che non guasta mai, fa sempre bene alle sue pellicole, perché non è troppo marcato, non c'è troppa retorica, ma si vive sempre quella nostalgia che fa proprio stare bene, ci fa uscire e si apprezza di più la vita quando si esce dalle sale. Ripeto, come avete detto entrambi, intesa mozzafiato con Ceccherini. Poi mi piace ricordare spesso in questo film l'omaggio ai Blues Brothers, quando Pieraccioni aspetta fuori dalla galera Ceccherini. Sono tutte delle cose semplici che rendono poi il film, se si tirano le somme, rendono il film veramente incredibile, fantastico a livello di comicità. E niente, comunque poi quando sono in forma, quando c'è il soggetto, c'è la sceneggiatura, e poi quando gli attori sono in forma, hai tutti gli estremi per fare successo, e loro l'hanno fatto. Forse è il film meno ricordato tra i cult in cui Ceccherini e Pieraccioni sono insieme, si ricorda nei Laureati, si ricorda Fuochi d'Artificio e Ciclone, ma Il Principe e il Pirata è forse quello meno considerato, però è degno di nota, è meritevolissimo, senza ombra di dubbio. Sì, sicuramente quando si parla di Pieraccioni, esatto. Il Principe e il Pirata non è fra i primi di cui la gente parla. Infatti. Però, almeno questo si trova da un video, perché tipo sì. Parleremo dopo di questo, il Paradiso all'improvviso è anche fuori catalogo in DVD. Anche quello dopo. Siamo in tutte le lingue del mondo e io non lo trovo più. Magari c'era prima, ma adesso non si trova più, mi sa. Quindi, purtroppo, due successi, perché sono entrambi dei successi, lo diremo dopo, ma lo sono stati, che stranamente non si trovano in DVD, quando poi delle merdatine come Alex Lariete si trovano in DVD. Vabbè. Comunque, saluto e ringrazio anche mio padre, che ci segue anche stavolta. Caro saluto, grazie per le belle parole. Grazie mille.
che forse, ecco, non ama Pieraccioni proprio al 100%, però, come dico sempre, grazie a lui, se conosco il cinema, siamo il cinema, siamo la commedia, quindi è tutto grazie a lui, quindi lo ringrazio tantissimo. E quindi, dicevamo, appunto, anche questo discorso che non si trovano tutti in un video, non si spiega, non si capisce perché, anche perché quello di cui parleremo dopo ha incassato l'ira di Dio, quindi non... Sì. Riuscì a battere, va bene, parliamo tra poco, insomma, se no poi ci confondiamo, non si capisce perché. Comunque il Principe Pirata a livello di comicità non posso dirgli nulla, forse poi magari analizzando il film in tutto e per tutto ci sono film che sicuramente mi piacciono di più, che ritengo più completi, però a livello di comicità c'è film e tirazioni fantastici. Sì. E appunto dicevamo Paradiso all'improvviso nel 2003, che riesce a battere anche il grande incasso del film più trash della storia del cinema, che è Natale in India, e riesce a superare anche quei 19 milioni, arriva a 20 milioni di euro, 21 milioni di euro se non sbaglio, quindi incasso no, addirittura 25, se non sbaglio 25, te lo dico, si arriva a 24,6 milioni. Era curioso pensare che sia nel Paradiso all'improvviso sia in Natale in India c'era la stessa attrice in due film contemporaneamente. A Natale, come si chiamava quella che Montanarini, sì, esatto, che faceva Mortisia, l'amante sexy di Pieraccioni quando si vantava di essere single per scelta, e poi in Natale in India, vabbè, era la compagna di Biagio Izzo e brutto porco, questo è il bagno turco delle donne, vabbè, vabbè, ora non parliamo di Natale in India, se no ci attiriamo tante altre antipatie. E senti, per me Il Paradiso all'improvviso è un'altra delle commedie più belle di Leonardo Pieraccioni, mi diverto da morire vedendolo, la scena della maga è una delle più, secondo me, ricordate del cinema di Pieraccione. Scusate se mi intrometto, non voglio farmi cazzi di nessuno, ma c'è un topone sulla caciotta che pare una giovane marmotta. Cioè, c'è tutta quella scena lì che mi fa piegare ogni volta, tutta la bella storia di quest'amore alla fine finto per una scommessa con due grandi, Haber e Papaleo. Mamma mia, Haber, straordinario. Veramente divertente, anche come dicevo prima, nostalgico, anche dove la malinconia, malinconico al punto giusto, si fa sentire, anzi forse è uno dei più malinconici secondo me di Pieraccioni, Il Paradiso all'improvviso, e lo promuovo a pieni voti, è proprio uno di quei veramente film che adoro di Pieraccioni. Io non voglio svelare la mia classifica, ma avrete capito che lo metto in, quasi in cima alla lista. Ma vabbè, io e te siamo d'accordo, perché Ale, ne stavamo parlando prima, che secondo me Paradiso all'improvviso, adesso neanche io svelo la classifica, ma veramente secondo me è un gioiello assoluto del cinema di Pieraccioni, uno dei più ambiziosi in assoluto, e un passo avanti rispetto a quello che ci aveva abituato. La malinconia, quella, l'aria un po' triste che ci dà anche alla fine con Haber, che ci offre un'interpretazione veramente degna di nota, lo rende, gli dà qualcosa in più a mio parere, e magari andrò controcorrente verso, nei confronti dell'opinione comune, forse non con Paolo, ma comunque lo metto veramente tra i primi posti nel podio, lo svelo già, della classifica dei film di Pieraccioni. E mi dispiace di non poterla avere in DVD, perché me lo vedrei spesso se ce l'avessi. È un peccato. Eh sì, e come Nico ci ricorda, chiedo scusa per non averla ricordata prima, Anna Maria Barbera, sì, quel film esplode, nasce da lì fondamentalmente. E riceve anche dei premi, tra l'altro. Dei premi, certo, parliamo del nomination più che altro, a David e al Nastro, miglior attrice non protagonista, per una comica, qualcosa di strano, di molto particolare, non succede quasi mai che i comici ricevano dei premi. Non vorrei, no, infatti... Mi sa che li ha vinti proprio, non vorrei sbagliarmi, li ha vinti. No, mi pare proprio di... Stavo guardando prima. Il microfono, non so chi...
Sentivate un po' di problemi di microfono? Sì, io vabbè ce l'ho, non credo. Comunque non penso che abbia vinto. Ora vado no, scusami, ho sbagliato io. No, avete ragione voi, scusate. Ho segnato male io. No, giusto. Infatti, sembrava strano anche a me, con tutto il rispetto per Anna Maria Barbera. Ma comunque in ogni caso è un buon traguardo essere candidata ai David, ci mancherebbe altro. Dei pochi premi, purtroppo pochi vinti da Biracena, a parte il ciclone, anche Principe il Pirata, miglior colonna sonora in Astri d'Argento, quindi insomma qualche premio qua e là c'è, e questo già è tanto. E Anna Maria Barbera, che appunto poi rivedremo in tante commedie, ovviamente di successo, anni 2000-2010. E poi appunto Casta Professional ci ricorda le musiche di Venditti, più che altro c'è la canzone Con che cuore, se non sbaglio, si chiama di Venditti, e ovviamente altre Ore 6, altre canzoni molto belle. E Casta ci dice anche che c'è su Prime Video, quindi Giorgio, se lo volessi vedere Prime Video, ma averlo in DVD è tutta un'altra storia. Certo. E quindi grande successo come il film che lo segue, ma anche quest'altro purtroppo in DVD lo troviamo a fatica, ed è Ti amo in tutte le lingue del mondo 2005. Ti rivelo che a questo film ci sono affezionatissimo, perché è girato a Pistoia, la mia città, ma per di più io di questo film ho il DVD edizione speciale, due dischi piena stracolma di contenuti speciali tra scene tagliate, errori, backstage, perché lo comprai proprio il giorno in cui uscì in un video. E Ti amo in tutte le lingue del mondo, io veramente, è un altro film che adoro, è una bellissima commedia leggera, romantica, nostalgica, girata tutta nella mia Pistoia ai tempi. Per chi non lo sapesse, io nella vita faccio l'attore di mestiere, ho studiato per fare l'attore. Ai tempi ovviamente ero piccolino, avevo 10 anni, quindi ancora andavo in quinta elementare, non pensavo ad andare a fare casting e così via, ma ricordo i posti dove giravano, molto vicino a casa mia, la piscina dove si allenava Pieraccioni, anche sulle note della bellissima canzone di Tricarico, è la piscina dell'ITI, dove andavo io a scuola praticamente, piscina Fedi a Pistoia. Io prima superiore ho fatto l'ITI, prima di bocciare e poi passare al liceo, e quella era la piscina dove ogni settimana andavo io a nuotare. Poi tipo la scuola dove è ambientato Ti amo in tutte le lingue del mondo è in Pacini di Pistoia, dove ad esempio ci vanno un sacco di miei amici. Io andavo praticamente alla scuola che è a 100 metri dal Pacini, quindi è proprio un luogo. Il film si apre quando c'è Pieraccioni in macchina in piazza Mazzini, che è la piazza dove c'è la mia scuola, dove c'era la mia scuola. Quindi è un film a cui sono legato, sia per le location, le scene in centro, fino Ceccherini mentre passa e il Signore perdonerà anche loro quando vanno in centro. È un film secondo me divertentissimo, che ho imparato ad apprezzare in più negli anni, perché come è successo con un altro film di Pieraccioni che non vi svelo ma di cui parleremo dopo, fuori dalla sala ero un attimo, non dico deluso, ma ero un attimo, ero convinto di aver visto un Pieraccioni inferiore. Invece, fortunatamente, col senno di poi è uno dei film che più consumo di Pieraccioni, con Giulia Letta molto brava nel suo ruolo, e poi ripeto, ci sono legato proprio per l'ambientazione. Anche qui c'è Andrea Muzzi in una piccola partifina, ci sono anche dei comici toscani che ovviamente per me, che sono toscano, che ho anche lavorato con alcuni di essi, fa sempre piacere vedere sul grande schermo, con un grande Panariello nei panni di Cateno e con un mitico Ceccherini, penso nel ruolo fra i più seri che abbia mai fatto. E come l'ha interpretato, tra l'altro, veramente bene. Io infatti aspetto di vedere, dopo anche la sua bellissima interpretazione nel Pinocchio di Garrone, aspetto di vedere Ceccherini realmente in un ruolo drammatico, dove lavora per sottrazione, senza aggiungere nulla, perché già sappiamo che a fare il toscanaccio è un mito. Secondo me Ti amo in tutte le lingue del mondo è veramente, anche a livello di colonna sonora, di tutto, un film delizioso. Puliti, va a fanculo! No, tra l'altro, come ha detto Nico, volevo dirlo anche io, è l'unico film, se non mi sbaglio, in cui appaiono i quattro toscani per eccellenza, quindi Conti, Panariello, Ceccherini e Pieraccioni. Dovrebbe essere l'unico film. Conti fa un cameo, ma comunque appare. Ed è...
appare anche, appare, sì, sì, anche Veronese, esatto. Facevano e... anche lui Smolteni, se non sbaglio, c'è fra i, i cantanti del coro in, in parrocchia. Sì, sì, è vero. Poi vabbè, Guccini che appare anche in altri film, molto possibile. Il maschero del preside, Guccini, grande preside, entriamo grande, nel mondo. Il monumentale Guccini. E poi è uno di quei film, l'ho riguardato su Netflix pochi giorni fa per fare un ripasso e investire la live, mi sono accorto che è uno di quei film che fin dall'inizio ti convince che sia un bel film. Nel senso che tu inizi la visione e già sei di buon umore, cioè già sai, hai la convinzione che andrai a vedere un bellissimo film che ti andrà a divertire. Quindi già partire così è un grandissimo segnale, soprattutto per le commedie, che sono quelle che devono avere meno difetti possibili. Le commedie sono il genere forse più complicato da fare, ma se parte già col botto, come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino. E quindi è un'altra grande caratteristica di questo film. Poi vabbè, cosa possiamo dire? Ceccherini, poi l'apparizione, una piccola parte di Vaporidis, Papaleo, e poi la bellezza anche in questo film, Margio Berasategui, scusate la pronuncia se non è esatta, ma comunque anche in questo film c'è una bellezza di tutto, tutto rilievo, di tutto rispetto, che è un marchio di fabbrica dei film di Pieraccioni. Sì, bello, bello, bello questo film. Forse è il più sentimentale di tutti. Sentimentale. E anche questo dire ambizioso, scusa se ti interrompo, anche questo dire ambizioso ed è merita i posti alti della classifica, a mio parere. Qui secondo me c'è forse il miglior Papaleo nei film di Pieraccioni, dopo nei laureati secondo me è il top, perché secondo me nei laureati gli attori sono fantastici, ma insomma Papaleo mi piace molto con questo parrucchino in questo film. Anche io per non anticipare, molto un'altra capigliatura molto particolare. E poi quello più sfruttato Papaleo. Guccini, che poi sarà anche in Una moglie bellissima in Io e Marilyn. Sì, veramente bello. È appunto un grande successo, quindi comunque il suo, i suoi riconoscimenti da parte del pubblico li ha come sempre ricevuti. Ovviamente è troppo stroncato anche questo, vabbè, ma lo sappiamo, non c'è nulla da dire. Tutti i film di Pieraccioni dal 2000 in poi dalla critica sono ritenuti di basso livello, e vabbè, lo sappiamo. Pensate che, visto che non lo vedevo da un po', ho fatto appunto rewatch di Ti amo in tutte le lingue del mondo, alla fine del film ho applaudito. Quindi, cioè, ho applaudito a me stesso, però comunque per far capire che anche inconsciamente lo ritenevo veramente un grandissimo film, una commedia con i controcoglioni, per dirla papale. E, quindi potete capire come la ammiri. E poi nel 2007 invece arriva, oltre che ovviamente un altro grande successo, quello che è forse uno dei film più ambiziosi di Pieraccioni, che è Una moglie bellissima, in cui addirittura Leonardo piange in una scena. E questo non è poco. Nella commedia non vediamo mai i pianti, effettivamente, da parte degli attori protagonisti. Invece lui ha le lacrime agli occhi in una scena, quando si accorge del tradimento di Laura Torrisi, che poi ovviamente lui conobbe sul set, e poi dopo si nacque questa storia d'amore, e la figlia Martina, ovviamente. E quindi è veramente, secondo me, uno dei film più ambiziosi da questo punto di vista. Perfettamente riuscito, non ci sono grandi difetti, grandi pecche, mi piace tantissimo. E poi ovviamente anche molto molto divertente. Ceccherini, anche qui secondo me è di alto livello, lo è sempre, però qui mi piace molto, perché anche questa interpretazione non è poi così banale, anche i siparietti con Tony Sperandeo, insomma. Troviamo anche una giovane Chiara Francini, se vogliamo dirlo, che non ancora era entrata a far parte della commedia a tutti gli effetti, ma qui Pieraccioni le diede un'occasione. E veramente un ottimo film in cui riesco ad apprezzare anche Gabriel Garco in parte, insomma non è che sia una grande interpretazione, però lo riesco a reggere in questo film, diciamo così.
Ma quanto secondo... sono belle quando ballano? Scusa, quanto sono belle quando ballano Grease? Io mi emoziono sempre a vederli. Stavo proprio per dire quello. Io stavo intanto dicendo che la tripletta, secondo me, il paradiso all'improvviso, ti amo in tutte le lingue del mondo e una moglie bellissima è fra le migliori triplette di Pieraccioni, se poi si pensa agli altri film. Una moglie bellissima... mi piace tanto perché mischia anche l'aspetto musical, come sta dicendo anche, scusa, ricordami il nome. Giorgio, non ti preoccupare. Giorgio, una moglie bellissima a me piace proprio perché è un insieme di bella musica, poi per me che amo Grease è un piacere, di belle battute, con una storia romantica, con una storia... come al solito, dove la nostalgia la fa da protagonista, specialmente sul finale. Prima Alessandro diceva che secondo lui questo film potrebbe anche introdursi nella commedia all'italiana. Secondo me, io sono molto più drastico, secondo me seppur sia una bellissima commedia dove i sentimenti comunque si sentono, che sa comunque emozionare, che io adoro, io la so a memoria, toccato terra, pestato merda, cioè mi fa ridere anche nei momenti proprio più veloci, quelli proprio che magari nemmeno ti ricordi, la so tutta a memoria nei dettagli, non riesce però a, secondo me, sempre a introdursi in quel genere lì, perché cioè, alla fine si parla di una storia d'amore e quando Pieraccioni magari mi farà un qualcosa tipo La vita è bella, allora io non glielo chiedo, non glielo chiedo assolutamente, se continua a fare questi film a me fa piacere, però se prima o poi deciderà di fare il passo in avanti, cosa che per me non farà mai perché si sente a suo agio e lui è il primo a dirlo nel fare questi film, allora poi ne potremmo ragionare. Però secondo me è una bellissima commedia leggera, romantica, nostalgica, e finisce lì ed è già tanto per me, per il tipo di cinema che fa lui. No, che poi se ci pensate comunque Pieraccioni è spesso stato criticato del fatto che parlasse sempre dello stesso, cioè comunque il suo personaggio fosse sempre uguale, il soggetto fosse sempre uguale, nel senso che deve trovare la donna della sua vita e si innamora, più o meno questa cosa qua è stato criticato. Una moglie bellissima è l'esempio che comunque lui sa fare anche altro, perché comunque... Non è il soggetto di Fuochi d'artificio, non è il soggetto di, ad esempio, del ciclone. Si parla di tutt'altro, una storia totalmente differente che appunto taglia le critiche della sua monotonia. Adesso, una critica del genere, nonostante la sua grandezza, giustamente gliela fa Taber, perché è giusto che gliela faccia, perché forse a volte è stato ripetitivo, ma in questo film non lo è stato. No, secondo me no. Ripeto, la scena in cui piange è emblematica. Molto bella. E poi quella dove casca l'acquario con i pesci che lascia cadere. Sì, bella. Anche perché Paolo, che è anche un attore, un comico, ce lo potrà confermare, piangere non è facile. No, nei film, quando si recita. No, Giallini ce l'ha dimostrato in Domani è un altro giorno, in cui non è che fosse proprio perfetto nelle scene in cui si ritrovava a dover piangere, nonostante la sua grandezza, perché non è facile. E quindi sì, ma vedi, non è molto... Domani un altro giorno, che è un film che ho apprezzato tanto, anche se non ho visto l'originale, essendo un remake, secondo me non è tanto la colpa di Giallini in quel caso, ma del regista, perché in quel caso lì quella scena gliel'avrebbe dovuta far rifare fino allo sfinimento, e poi vedrai che avrebbe pianto, altrimenti bastava si mettesse magari di fronte ad un lampadario, lo guarda fisso, ti escano delle lacrime, perché è per inerzia ti escono delle lacrime, e quindi la scena poteva essere già più suggestiva, anche se secondo me è molto convincente, perché io conosco ad esempio persone che quando stanno male non hanno i lacrimoni, ma è più un accartocciarsi del viso, non so come spiegare. Chissà com'è Giallini nel privato quando piange, quindi magari... anche avessero rifatto quella scena 3000 volte, lui avrebbe sempre pianto in quel modo lì, però era una piccola digressione per dire che secondo me è sempre il regista, siccome faccio questo mestiere per giustificare gli attori, perché di attori incapaci ce ne sono, però è il regista che coordina tutto, cioè devi dire non sta bene, rifallo. E qui Pieraccioni si coordina bene da solo e quindi insomma fa un ottimo lavoro. Io insomma l'abbiamo rivisto io e Giorgio insieme a distanza
qualche giorno fa, questo film, io sono rimasto ancora una volta stupito da quella scena, che mi piace veramente tanto. Quindi. Infatti io proprio in quella scena lì ho detto cioè ho appunto puntualizzato che fosse forse il punto più alto del film a livello di drammaticità, e lo rende ancora più speciale probabilmente. Poi mi ha stupito perché non me lo ricordavo così in forma Ceccherini, mi ha stupito tantissimo, e bisogna, non me lo ricordavo, infatti io sono sempre legato a Ceccherini anni 90, inizio anni 2000, e quindi avevo sottovalutato la sua interpretazione in questo film, però effettivamente anche questa è molto degna di nota, secondo me. Secondo me la migliore interpretazione di Ceccherini, al di là poi del cinema di Pieraccioni, è il ritorno a casa Gori di Benvenuti. Lì, secondo me, anche perché ci sono momenti anche un po' più spinti, più drammatici, anche proprio con Alessandro Haber, però ci sono tante commedie anche di Pieraccioni in cui Ceccherini dimostra anche, insomma, di essere proprio un grande attore. Secondo me l'attore italiano più sottovalutato di sempre, perché se ne parla poco, perché viene sempre preso un po' come un attoruccio di commedia e nulla più. Forse ecco il suo modo di fare nella vita, da quello che vediamo, insomma, è quello. Io te lo posso confermare proprio senza riportare esempi, magari poi ne parliamo in privato, però ci ho lavorato più volte, quindi Sì. nella vita dipende da come lo si trova, però sa essere veramente gentilissimo, divertente e col cuore d'oro se lo si trova nella giornata giusta, se no sa essere anche un po' all'opposto. Comunque, già Pinocchio di Garrone, vederlo al cinema in quell'interpretazione è stata per me una grande gioia, quindi. Quella, l'occasione che lui peggiore che si è lasciata scappare è stata To Rome with Love con Woody Allen. Lì veramente se l'è lasciata scappare litigando con la sorella di Woody Allen al provino perché si vede che era in una giornata no, e vabbè, questa è storia. Tra l'altro, te l'ho visto aprire in un unboxing quel film lì. Hai visto? Io altro film da tutti distrutto, e anch'io ricordo quando Bello. andai a vedere il cinema, non avevo mai visto niente di Allen, che per me è un maestro. Ai tempi non mi piacque, poi ho recuperato tutto Allen, e anche se magari può essere considerato uno dei minori, è un film veramente bello e valido per Sì, me. preso singolarmente merita. Non Poi sarà io, però insomma, non sarà Van Hatt, però sicuramente certo. Poi ha chiaramente non parliamo di Woody Allen perché sennò divagheremmo troppo, ma comunque preso singolarmente è un film che merita, comunque anche con la presenza di diversi attori italiani. Da Benigni a comunque un Flavio Parenti, Sì, Antonio Alessandra Mastronardi, sì. Farnese, comunque, quindi tanti attori italiani anche a lavorare con Woody Allen. Se pensiamo che Jimmy il Fenomeno nel 90 rifiutò il ruolo da protagonista nella Voce della Luna di Fellini per fare un cameo in Pierino torna a scuola, questa è la spiegazione, insomma. Lì siamo al top, veramente. Ci sono queste persone qua. Tra l'altro di Ceccherini, non so se avete visto la brutta copia. Sì, che ho visto, è uscito solamente con 11 anni di ritardo il DVD, una delle sue migliori regie. Lì veramente, spero tu Ero sicuro. l'hai visto, Ale, la brutta copia. Quello no, perché non l'ho mai trovato, purtroppo. Allora sappi che per il compleanno te lo regalo, perché in DVD penso sia ancora reperibile, perché io l'ho trovato in DVD e è perché uscì, lo girarono, poi arrestarono Cecchi Gori in quel momento. Aggiungiamoci il fatto che era molto ironico e satirico verso Berlusconi, e quindi ha avuto un po' di pensare all'oro di Sorrentino che è introvabile in un video perché si parla di Berlusca, figuriamoci un film dove si prendeva anche un po' in giro, che è diviso in tre episodi: uno vuole essere la parodia di Qualcuno volò sul nido del cuculo, un altro una classica storia comica con Ceccherini, e l'altro invece con Aldo Pellegrini è una storia proprio drammatica che. Lì veramente, ecco, lì veramente potrei dire: oh, Ceccherini ha fatto qualcosa di diverso. Ora non svelo niente, ma sappi Alessandro, e lo consigli anche alla chat, nella brutta copia accade proprio qualcosa di inaspettato. Ma infatti, parlando di Ceccherini, era doveroso citare un film del genere, poi gli ho chiesto, ma ero sicuro che tu, Paolo, l'avevi già visto. Era una domanda più che altro retorica, però è un film che merita molto anche per la serietà degli argomenti e dei temi trattati.
Mi manca tanto Ceccherini regista, mi manca tanto, perché secondo me se la cavava molto bene. Poi purtroppo dopo, cioè Lucigno, La faccia di Picasso, La brutta copia, La mia vita stelle strisce, per me erano veramente delle belle commedie. Poi purtroppo si è arenato con film pochissimo riusciti, quasi per niente, come La mia mamma suona rock. Già Tutti all'attacco non era di Ceccherini, ma si vedeva veramente proprio che i tempi erano cambiati. Mi piacerebbe rivedere Ceccherini regista proprio di una commedia come si deve, e che senza Cecchigori, che dava molto spazio anche a questi bravi comici toscani. Da quando non c'è, da quando Cecchigori ha smesso di produrre, di distribuire, se ci fate caso, a parte Pieraccioni, che già comunque si era fatto molto conoscere, beh, hanno durato in tanti fatica, eh. Senza Cecchigori si è chiuso un bel ciclo cinematografico. Comunque, ora se abbiamo fatto questa digressione su Ceccherini, ma penso fosse assolutamente sensata in questa. No, ma comunque, infatti, cioè, un'ultima cosa, un'ultima considerazione: quei film, quei quattro film, 4-5 film che hai citato te di Ceccherini, sono veramente film di nicchia che io, quando li ho trovati, quando li ho scoperti, sono io che sono dovuto andare da loro, comunque navigando, comunque cercando, rispetto ad altri film che magari te li trovi davanti, cioè vengono loro da te. Anche comunque i film di Alessandro Benvenuti, Ritorno a casa Gori, Benvenuti a casa Gori, Ceccherini, sono film che io ho trovato proprio navigando, cercando. Quindi, per far capire quanto siano di nicchia, cioè... Sì, purtroppo eppure meritevoli, fino in fondo. Non ho mai trovato La brutta copia e La mia mamma suona il rock, che però mi dici che non è proprio il top, diciamo. Io ce l'ho entrambi in DVD, ma è un Ceccherini totalmente diverso. Però ovviamente gli altri, Lucigno, La faccia di Picasso, ci sono, li ho visti, sono reperibili, insomma, sono film di livello. Sì. Beh, spero di poter recuperare quelli che non ho visto, insomma. E detto questo, eravamo arrivati al 2007, dove anno in cui c'è anche un cameo in Manuale d'amore 2, capitoli successivi, di Veronesi, ancora una volta, e quindi lo citiamo, insomma, anche perché si tratta di una trilogia che io amo molto, in cui Veronesi è riuscito anche a portare in Italia Robert De Niro e a farlo recitare in una commedia, Manuale d'amore 3, insomma, non è poco, commedia italiana con De Niro, insomma. E poi però nel 2009 esce la nuova regia di cui appunto andiamo a parlare, che è purtroppo però anche il primo successo meno eclatante. Andiamo sui 13 milioni, quindi scendiamo abbastanza, e poi purtroppo scenderemo sempre di più, ed è Io e Marilyn. Io e Marilyn, ecco, vale il titolo, se non sbaglio, ci mancava solo questo. Comunque vabbè, adesso modifico, intanto vi chiedo di parlarne. Sì. Ti dico, Io e Marilyn, intanto voglio dire che prima, quando parlavo dei volti comici toscani che abbiamo visto nei film di Pieraccioni, ovviamente sia nel 2007 sia nel 2009, sia per Una moglie bellissima sia per Io e Marilyn, ci tengo a citare il mio amico Alessandro Paci, che comunque nel 2007 era l'edicolante e qua era uno dei poliziotti, ma soprattutto il mio carissimo amico che purtroppo ci ha lasciati, Nichi Giustini. Nichi Giustini nel 2007, che andava in chiesa quando cantavano Sandy, perché doveva vedere se Don Pierino ancora svolgeva le sue mansioni, e invece nel 2009 era proprio insieme al Pacini e Marilyn, uno dei due carabinieri. E Nichi Giustini era una forza della natura, era un grande, un imitatore, un cabarettista, che veramente, cioè... è sempre nel mio cuore. A volte mi capita ancora di rivedere le nostre conversazioni su WhatsApp, lo conoscevo davvero bene, pensare che non ci sia più, e che avrebbe ancora potuto dare tanto nel cinema di Pieraccioni, anche se poi lo rivedremo poi anche nel Professor Cenerentolo, per l'amor di Dio, però va ricordato, secondo me. Parlando di Io e Marilyn è la commedia forse più fantasiosa di Pieraccioni, Invento di tuono, Formaggio taleggio, Io vi saluto perché mi scade il parcheggio, si rievoca Marilyn Monroe. Sì, fantasiosa, divertente, non tra i migliori film per me, comunque mantiene anche una sorta una sorta di nostalgia che ci sta molto bene. Anche lì il finale l'avrei cambiato, sul finale doveva morire Pieraccioni, lì avrebbe avuto la possibilità di fare un finale veramente riuscito,
Sarebbe stato poi anche divertente il fatto che poi invocassero lui sul finale morto, no? Come un ciclo che continua. Invece si preferisce, nonostante quel fuoricampo che ci fa percepire che le coltellate tirate hanno distrutto qualcosa, però non si distrugge il corpo umano, Pieraccioni continua a vivere. In quel film invece sarebbe stato, secondo me, un film che avrebbe realmente sorpreso se lui fosse morto. Se non ricordo male, in un'intervista disse anche che forse in una delle prime sceneggiature il suo personaggio doveva morire. Non ha avuto questo coraggio, il film lo salvo lo stesso, ma secondo me avrebbe potuto. Però resta il fatto che Marilyn è divertente e forse uno di quelli che ricordo meno, ma che comunque ha saputo essere anche innovativo, visto le critiche di cui parlavamo anche prima, che era sempre monotono e così via. Tra l'altro, bellissima Notturno di Gianluca Sibaldi, diciamolo, bellissima. Ah, caspita, ancora non abbiamo rammentato Gianluca Sibaldi di Pistoia, anche lui. Non l'abbiamo rammentato, che secondo me ha firmato sempre delle colonne sonore splendide, sì. Beh, sì, anche per me non è comunque uno dei migliori film. È divertente, bravo Biagio Izzo. Nico scrive qualcosa di giustissimo, molto sottovalutato. E che un film, io e Marilyn, appunto, molto fantasioso, insomma, Susie Kennedy che è la sosia di Marilyn Monroe in questa commedia doppiata da Monica Ward. Sì. Comunque originale, però, questo, come diceva Paolo, sì. Originale. Vi ricordate, ragazzi, il primo provino a chi fu fatto per il ruolo di Biagio Izzo in Marilyn? Lo ricordate? Il ruolo di Biagio Izzo era stato affidato a Checco Zalone, ad un Checco Zalone che non era ancora conosciuto, non sapevo. E poi rifiutò perché diresse il suo primo film, Cado dalle nubi, e il resto è storia. Certo. Però si trovò di fronte a questo bivio. Gli era arrivata la proposta di lavoro di Pieraccioni e allo stesso tempo poi invece scelse, giustamente, secondo me, perché altrimenti senza Cado dalle nubi non ci sarebbe stato lo Zalone che tutti conosciamo, però... Sì, sì. Certo. Non lo sapevo questo retroscena. A me pare proprio che fosse per Biagio Izzo. Ora mi sta venendo il dubbio che fosse o per Biagio Izzo o per Luca Laurenti, comunque per uno di questi due ruoli. Okay. Bravo anche Laurenti, comunque, insieme a Ceccherini. Sì. Ceccherini è ancora una volta esilarante anche in quella parte lì. Mi viene da ridere se ci penso. Sì, forse il finale... Stato, come Paolo diceva, sarebbe stato un finale infatti è un finale un po' piatto che ti lascia perplesso, perché magari c'è niente a che vedere con quelli un po' romantici che ti lasciano il sorriso in bocca, romantici, dolci, qua un po' anonimo, non so, il film durante la visione sei comunque contento, ti diverte tutto, il finale che alla fine è la cosa più importante per comunque l'opinione a caldo, il finale è la prima cosa che ti ricordi, quindi avrebbe potuto lavorarci meglio, però... Era Luca Laurenti, mi ero imbrogliato, comunque, insomma, mi ricordavo che ci doveva essere Zalone. Sì, il segno di poi è molto più convincente Zalone, pensandoci nei panni del personaggio di Laurenti. Di Laurenti, sì. Certo. Grazie, Casta Professional. Sì. No, comunque ripeto, sì, un po' un finale anonimo, avrebbe potuto lavorarci meglio, ma comunque il film è salvabilissimo, sufficiente, carino. Senza ombra di dubbio, carino è l'aggettivo adeguato. Nulla di eccezionale, però comunque riesce a divertire assolutamente. Poi non so se l'avete già citato, forse ero un po' distratto, Pannofino l'avete citato? No certo. Infatti, perché anche lì Pannofino, seppur a... comunque appare poco. Io ho Marilyn sulla maglietta, quindi neanche a farla. Seppure appare poco, anche poi nel locale omosessuale Pannofino, il poliziotto severo, poi che gli chiede di avere un rapporto, molto divertente anche quella parte lì. E niente. Tra l'altro, comunque... abbiamo preparato un banner anche per i caratteristi, non so se faremo in tempo, quindi siccome abbiamo parlato di Paci, di Nicky Giustini, che ricordiamo anche un altro caratterista che se n'è andato, che è Giorgio Picchianti, che era il padre di Ceccherini e Pieraccioni nel Principe Pirata, e che poi è tornato anche
al cinema in questa piccolissima parte, il cugino di Yolanda, la signora anziana dalla quale parte tutto all'inizio del film, per io e Marilyn. I caratteristi sono tanti. C'era il babbo Pieraccioni in ogni pellicola, poi è morto, non mi ricordo, non mi ricordo qual è l'ultimo film che ha fatto, se non me lo ricordo, comunque sì. Forse qui non so se ci sia, comunque insomma, secondo me sì, era molto più in là secondo me che è morto, però boh, forse finalmente la felicità forse è l'ultimo. Comunque insomma, anche se non dovessimo riuscire poi a dedicare uno spazio completo ai caratteristi, sono tanti e sono tutti assolutamente da ricordare, caratteristi, e poi anche quei personaggi, dicevamo, più macchiettistici come Giuliano Grande e tutti gli altri grandi amici anche di Pieraccioni che ritroviamo spesso nei tuoi film. E poi un attimo, giusto per prima di passare agli altri film, nel caso non avessimo lo spazio necessario per parlare dei caratteristi, l'abbiamo solo menzionato, però bisogna sottolineare la grandezza di Alessandro Haber, che è stato significativo nei film di Pieraccioni, è uno dei miei attori preferiti perché riesce ad essere così profonda, ad interpretare i suoi personaggi in maniera così naturale, sia i ruoli drammatici, forse i ruoli drammatici sono quelli che gli riescono meglio, riesce così ad essere esaustivo, veramente incredibile, mi lascia sempre a bocca aperta. È molto bravo, molto bravo, sì. E un poi, attore che forse abbiamo visto troppo spesso in personaggi ripetitivi, lui stesso che criticava Pieraccioni per la ripetitività, ma non è colpa sua, è colpa dei registi. No, Haber mi è piaciuto molto anche in Cosa fai a Capodanno. Sì, e poi io direi anche Utopia, non so se l'avete visto. Ma no, lo stesso visto. È stato pochissimo, sottovalutatissimo, con Matilda De Angelis. Quello già è un ruolo più originale, diciamo, per Haber, che altrimenti è sempre un po' quello che ha problemi di cuore, quello... Anche l'ultimo Capodanno ha un personaggio stravagante, e lui stesso lo ha dichiarato nella stessa intervista in cui critica un po' Pieraccioni, lui si autoesalta, tra virgolette, per aver accettato in tutta la sua carriera ruoli molto stravaganti, ambigui, coraggiosi. Poi, visto che parliamo di Haber, visto che è un film sconosciutissimo, lo voglio ricordare, ricordiamo Uomini, Uomini, Uomini di Christian De Sica, che nessuno ricorda, ma che è un bellissimo film. Sì. Prima o poi faremo una live sulle regie di Christian De Sica, che nessuno ricorda, ma invece di criticare Rutti e Scorreggi nei Cinepanettoni, andate a vedere qualcosa di più ambizioso che ha fatto Christian e poi ne riparliamo. Comunque, non è questo l'ambito, dai. Sì, tra l'altro non voglio farmi pubblicità, ma io di Haber ne ho parlato proprio in modo specifico in un post che ho fatto un po' di tempo fa. Se volete andarlo a vedere nella mia pagina, vi invito a farlo. E poi vabbè, Rocco Papaleo, tra l'altro importantissimo. Forse, come dicevo prima, il personaggio forse più sfruttato, perché gli hanno sempre dato delle caratteristiche divertenti, molto macchiettistici, e quindi però è sempre bravo, è sempre stato bravo a gestire questi personaggi ambigui, e secondo me il suo personaggio più riuscito, come ha detto Ale, è nei Laureati, in cui si distingue, ma anche io e Marilyn, sì, insomma, qui è incredibilmente bravo. Sì, Papaleo, tanta roba. Sono state discusse le sue qualità da attore, ma non so come. Sinceramente. Se qualcuno ha dei dubbi sulle sue capacità recitative, c'è The Place di Paolo Genovese, e lì capiamo di cosa è capace. Ruolo è, allora, se voi purtroppo non l'avete ancora visto, ma anche in l'ultimo film di Verdone, che poi per il coronavirus è slittato. Si vive una volta sola, sì. Non vi rivelo niente, ovviamente, ma vi dico che Papaleo è stato bravo. Ah, ok, l'hai visto in anteprima. Ci teniamo che tu ci fossi nelle live su Verdone, perché tu hai visto anche questo film che noi non abbiamo potuto vedere. Purtroppo, tornassi indietro nel tempo, ci sarei, veramente. Però, devo dire la verità, spero non esca a dicembre, perché ci sono già troppi film da vedere. Infatti, non è a dicembre.
Infatti, sicuramente non uscirà a dicembre, ma nella minor caso in cui esce a dicembre mi sparo perché ci sono una decina di film da vedere, quindi mi andrebbe a complicare la vita ancora di più. E poi andiamo avanti appunto ancora di 2 anni perché questa era la media di Leonardo e purtroppo gli incassi appunto scendono, diciamolo perché gli incassi sono sempre stati importanti, quindi lo citiamo, scendono un altro po' ed esce nelle sale nel 2011 finalmente La felicità. Secondo me il film meno brillante di Leonardo Pieraccioni perché? Perché quello che Amber criticava era un po' appunto la ripetitività di questo fatto che lui poi nei suoi film al suo fianco metteva sempre una donna straniera di cui si innamorava e che gli cambiava la vita. Qui è come se lui avesse voluto trovare originalità inserendo una sorellastra al posto di una donna qualunque per poi però fare la stessa cosa, perché alla fine in qualche modo se ne innamora e la storia è sempre quella. Quindi questo mi ha sempre fatto un po' storcere il naso. È un film che salvo lo stesso, che mi diverte, ma secondo me siamo su dei livelli non troppo diciamo eclatanti. Poi, per carità, se a voi piace, io sono contento. Mi spiace sempre stroncare i film. Questo, ovviamente, ripeto, lo salvo, però non mi entusiasma più di tanto. Pensa allora che quando dicevo che uscito dalla sala c'era un film che mi aveva deluso, era proprio questo. Quando andai a vedere finalmente La felicità, ne rimasi molto deluso. Tant'è che non lo rividi per un sacco di tempo, me lo rividi però poi 2 volte di fila negli ultimi anni, perché poi d'estate lo ritrasmettano in loop, anche quest'estate i film di Pieraccioni ogni settimana, e vi dico la verità, invece rivedendolo mi è proprio piaciuto tanto. Uno di quelli che meno preferivo è diventato uno di quelli che più rivedo volentieri. Mi piace davvero questa storia di questo fratello e di questa sorellastra, nonostante i temi poi tornino, nonostante abbia cercato un po' il pretesto per raccontare qualcosa di diverso, quando in realtà poi si parla sempre delle solite cose, con il cameo di Ceccherini che fa il cameo come fece nel Paradiso all'improvviso, giusto un secondo. Io sono sincero, finalmente La felicità, rivedendolo anche con le fantastiche musiche di Sibaldi e con l'aspetto lirico dell'opera, La felicità che gli è stata rubata. Boh, me veramente colpisce come film anche l'aspetto più romantico, l'aspetto più nostalgico. Sembrerò ripetitivo, ma alla fine sono questi gli ingredienti Sì. del cinema di Pieraccioni, e quindi è uno dei film che ho rivalutato. Chissà che non mi accada anche con Ian Merlin. Ma comunque, cioè, ripeto, un regista, ok, non deve essere ripetitivo, ma comunque deve crearsi un'identità. E come hai detto tu, Paolo, sono la nostalgia, il romanticismo, più di tutte le altre cose. Quindi è giusto che sia così, non sei mai monotono quando dici queste cose, ci mancherebbe altro. Secondo me è una cosa utile, come rivedere i film a distanza di tempo è un aspetto molto importante che ti porta spesso a cambiare idee, cambiare idea. È un film che ho valutato in modo comunque positivo. Io non ho mai valutato un film di Pieraccioni in modo negativo. Forse è il meno brillante, fra tutti. Comunque ha creato delle straordinarie perle Pieraccioni, quindi non possono essere tutti uguali in classifica. Comunque Nella classifica. divertente, per carità, Sì, eccitante. assolutamente divertente, ci mancherebbe. Non Però possono trovare tutti lo stesso posto in classifica. Poi io e Ale parliamo spesso, quando guardiamo i film ci vengono spesso in mente i momenti divertenti, ad esempio quello di Battista in treno, è esilarante. Oppure quello della scuola. invece tipo io sono dell'idea che quando Pieraccioni forza troppo la mano. Lo so che potrò sembrare un po' di parte perché fino a che sono toscani mi va bene, quando non sono toscani no, però è vero fino a un certo punto, perché tipo Papaleo, Haber, mi apprezzo sempre. Però quando, e la stessa cosa succede anche poi in un fantastico Via Vai di cui parleremo tra poco, quando Pieraccioni si basa troppo su queste gag che un po' esulano dal contesto della storia, perché parliamoci chiaro, la scena con Battista in treno non è che ai fini della trama servisse così tanto, se No, è non vero. era la moglie, che se non sbaglio era, com'è che si chiama? Michela Sì, Andreozzi, Michele Andreozzi. ex moglie. Però parliamoci chiaro, se al posto di Battista ci fosse stato un altro caratterista toscano, come magari avrebbe scelto nei primi film,
non cambiava molto. Poi giustamente ci mette anche altri attori per rendere il film più italiano. Però, e la stessa cosa poi succede anche in Un Fantastico Via Vai, secondo me, poi sarà una cosa soggettiva perché magari da toscano mi aspetto sempre la battuta toscana, certo. Però a me invece dà un po' fastidio. Cioè la scena con Battista è quella che non mi ricordavo nemmeno, e l'apprezzo Battista, però era quella che nemmeno mi ricordavo. Ah, sono... beh, no, ci sta, comunque sono punti di vista. Però no, scena... io... Ma io ripeto, che ride. Sì, anche quello dello spazzino che ride, sì. si saltano in mente. Sì, sì, quello assolutamente. Poi considera anche che io il film ce l'ho in mente perché ho avuto tempo in questi giorni, prima che iniziasse la scuola, di fare le voci di Pieraccioni, quindi molti film li ricordo bene. E finalmente La Felicità è uno degli ultimi film che ho visto e mi ricordo bene quella gag e mi ha fatto ridere tanto. Rispetto alle altre scene del film, sì, sì. Poi una cosa che non ho detto, ma ci tenevo a dire, avrei dovuto dirla parlando di Ti amo in tutte le lingue del mondo, ma insomma la dico adesso. Secondo me la bellezza del Pieraccioni romantico sono proprio scene come quella in cui lui parla appunto con la donna di Ti amo in tutte le lingue del mondo, e con la sua semplicità le dice: ma se io e te ci si piacesse, quanto tempo ci si metterebbe a darsi un bacio? Cioè queste uscite molto semplici, molto genuine. La genuinità, esatto. La distinguono sia nella comicità sia nelle scene più sentimentali. Sì. E questo è uno dei motivi per cui amiamo Pieraccioni. Sì. Pieraccioni, sì, secondo me rovinerà quando inizierà a fare un tipo di cinema basato sullo slapstick, spero non accada mai, sulle cadute, già, ma ne parleremo dopo. C'è stata una cosa in Sesson Rose che proprio non ho digerito, ma ne parleremo dopo, perché c'è proprio una scena che proprio non ci azzecca nulla con la comicità di Pieraccioni. Se comincerà a mancare la genuinità, la semplicità, e si comincerà a dar spazio a gag più meccaniche, lì allora comincerei ad avere anche dei dubbi sul mio amato Leonardo. Comunque poi ne parleremo dopo. Per fortuna non si è mai affacciato su questa comicità un po' più slapstick, per fortuna, poche volte. In Sesson Rose ha fatto una cosina. Sì, poche volte. No. Comunque sono contento, Paolo, che comunque lo apprezzi ancora, nonostante si vada avanti nel tempo, si cresca. Per esempio hai giustamente anche un po' rivalutato negativamente qualche cinepanettone, sì, però sì. Ma io l'ammetto, infatti anche ora quando arriveremo a Il Professor Cenerentolo, che è una delle la mia prima recensione di un film di Pieraccioni sul mio canale, chi la va a vedere ascolterà un Paolo che lo esalta all'ennesima potenza. Che per l'amor di Dio è un film che tuttora continua a piacermi, ne parleremo dopo, ma sono cambiato, cioè questo non vuol dire che abbia criticato ciò che prima mi piaceva, ma mi sono un po' riadattato, capito che si può parlare e lodare una cosa anche per forza senza dover utilizzare superlativi assoluti. Ci sono delle recensioni sul canale di certi cinepanettoni, come dicevi te, dove consideravo magari Un Natale al Sud, bla bla bla, meraviglioso perché ai tempi davvero mi piaceva, oggi li riguardo e li trovo orribili, ma lo dico con tanto dispiacere, cioè, invece altri continuo ad apprezzarli, però non c'è più quel Paolo che... Meno male anche, perché forse vedendo altro cinema non sarò mai uno di quelli che distrugge con cattiveria, però giustamente proprio da fan le cose le dico. Ma certo, cioè, assolutamente. Vabbè, Un Natale al Sud lo consideriamo orribile anche noi. Possiamo era dire. Uno, io anche Matrimonio al Sud dissi la stessa cosa, mi bastava vedere Boldi a me, che io andavo a Brodo di Giuggiole, proprio... Invece, fortunatamente, un po' di lezione l'ho imparata andando avanti. Però no, io credo, mi lascio. Cioè, no, io credo che Un Natale al Sud sia veramente il livello più basso. Adesso non dobbiamo parlarne adesso, ma lì c'è veramente qualcosa di... Al cinema, più piccolo, al cinema ho riso tanto, mi ricordo, però a partire dalla regia di Federico Marsicano, quello è un film che non è cinema. Quindi no, no, mi segue su Instagram, Federico Marsicano. Va bene. Perché era stato l'aiuto regista di Costella in Natale mi sposo, che secondo me è una buonissima commedia, quindi avrebbe potuto imparare, però non so, secondo me la regia non va. Ma comunque io come anche Ale, credo, sono uno di quelli che da piccoli Boldi lo amava fino alla follia, era l'idolo, attore migliore del mondo. Adesso è uno di quelli che mi piace di meno, cioè consiglio, mi ha dispiaciuto, nel senso che tipo ora abbia rifiutato, cioè poi
prima si era in un post lui aveva detto di aver rifiutato Avati per girare il film con De Sica, poi è stato detto che è stato Avati a non chiamarlo più, quindi anche lì chissà com'è andata, però io che l'ho amato in festival avrei voluto vederlo ancora. Ma comunque, lui secondo me, perché se ne parlava da 2 anni del suo ruolo, quindi secondo me l'ha rifiutato. Secondo me comunque è stato straordinario, io lo dico sempre, lo voglio sempre sottolineare, perché è sottovalutato in festival Massimo Boddi, però a livello comico è uno di quelli che, ripeto, lo stimo sempre, Boddi è sempre il mio grande cipollino, continuerò sempre ad amarlo, però se devo fare una classifica di comici che amo e che di cui guardo i film più spesso, non metto Boddi ai primi posti. Certo. Rispetto a quando ero più piccolo, che era secondo me il miglior attore del mondo. Andai a vedere La Corte dei Campioni, dissi meraviglioso, altro film che, seppur sappia che invece a Alessandro continua a piacere, è un altro film, con tutto il rispetto, che a me non piace per nulla. E quando ho recensito il nuovo film di base, Bar Giuseppe, veramente un buon film, non sembra nemmeno lo stesso regista a dirigere le due pellicole, io ho espressamente detto questo, e mi sono ritrovato su YouTube anche il commento di Giulio Base, quindi è stato un piacere, però ha sentito proprio ciò che ho detto in maniera proprio dritta e pungente sulla Coppia dei Campioni. Ma poi quando vedrete la differenza, non servono parole, vedrete. Mi diverte molto, però per esempio Boldi è veramente troppo stanco. È spento. Però come lo è negli ultimi film, a parte forse Amici come prima, è un Boldi cambiato, si vede che è invecchiato, non è più quello brillante di prima. Tanto sicuramente prima di un Natale su Marte faremo qualche live per vedere, per dire anche cosa ci aspettiamo, certo. Modo di parlarne. Qualcosa di più sulla trama, magari. Per me sarà un piacere riunirci tutti insieme a parlarne. E tornando a parlare di Pieraccioni, 2 anni dopo, secondo me, inizia il percorso della maturità di Leonardo, con un film che a me piace veramente tanto, stroncato anche questo, però io lo ritengo veramente un ottimo film, ed è Un fantastico via vai, un film in cui Leonardo si guarda allo specchio, un film in cui Leonardo è molto più regista che attore, perché riesce a raccontare anche i giovani, nei laureati lui era uno dei giovani e si raccontava, qui è un uomo maturo che con i suoi occhi più esperti guarda i giovani e gli dice che non saranno mai belli, come sono in quel momento, non avranno mai più quella spensieratezza e quella leggerezza. E seppur i giovani non siano tutti attori che mi fanno impazzire, se penso a David Seff, insomma, ho rivisto il film oggi e, insomma, diciamo che il livello di recitazione degli attori non è eccezionale in tutti i casi, però comunque il film mi piace sempre tanto e credo che sia un passo importante per Pieraccioni, che cresce e che punta anche in alto con questo film. Con questo film Pieraccioni ha voluto, come hai detto te Alessandro, guardandosi allo specchio, omaggiare quel che era, infatti è palese l'omaggio ai laureati, la scena dello scappare, no? Chi arriva primo paga il conto, cioè chi arriva ultimo paga il conto, e poi invece si scappa, in realtà ora i tempi sono cambiati e quindi c'è il cameriere che lo rincorre e gli dà anche un paccone. Il problema di Un fantastico via vai, che è un film assolutamente carino, che però secondo me perde un po' quella genuinità e quella sincerità schietta che avevano le sue prime pellicole. Purtroppo non è uno dei miei preferiti, ma soprattutto se io, a parte la scena del conto, se io anche chiedo a tanti e mi dite le scene top di questo film, cioè se a me lo chiedete di qualsiasi altro film di Pieraccioni ve ne cito 1000. Certo. Purtroppo con Un fantastico via vai mi rendo conto che non me ne viene in mente nessuna, eppure magari rivedendolo poi lì per lì la trovo, ma non ne trovo mai una all'altezza della situazione. Quindi è un film secondo me troppo macchinoso, seppur ovviamente Pieraccioni si mette un po' da parte per dirigere dei giovani ragazzi, parla della vita, troppo macchinoso, cioè
se non sbaglio c'era il bagno con il timer, o mi sbaglio c'era in Benvenuti al Nord questa cosa, ma se non sbaglio c'era anche, vedi, questo tipo di gag qua nel cinema di Pieraccioni per me non ci stanno, seppur ci sia un Panariello secondo me molto più divertente di Pieraccioni in Un Fantastico Via Vai, che ricorda un po' il personaggio di Vaia un po' rivisitato per l'occasione di Sirvano. Assolutamente Nico Salerno, Chiara Mostalli, il culafrismo, esatto, però tirati su, come gli faceva, per piacere, tirati. Però ecco, vedi, mi è venuta in mente una cosa che mi fa ridere, però secondo me manca proprio quella schiettezza, quel ritmo che c'era nei film precedenti di Pieraccioni. Assolutamente non è brutto, ma si vede forse anche il passaggio, come ci diceva Casta Professional, da Medusa a Rai Cinema, perché prima c'è Chigori, poi Medusa, poi Rai Cinema, quindi un film che anche magari anche il cast è stato molto imposto dalla Rai, perché poi si scende anche a compromessi, non è come quando c'era Cecchigori e poi con Medusa che magari faceva un po' il che gli pare. Qui il cast si rinnova quasi del tutto, c'è un Ceccherini ma che non si ricorda in maniera così divertente e comica, che dice lui sta morendo, ciao Ale, ciao a tutti, non sto molto, ah cavolo, no, non avevo letto bene, ho detto caspita, però insomma un film carino, ma secondo me uno dei minori di Pieraccioni. Ma qui c'era sul finale però la risata di mia figlia, questa è la cosa positiva, la canzone bellissima, la risata di mia figlia per partire. Poi qua c'è anche Serena Autieri come bellezza, la solita bellezza dei film di Pieraccioni che non può mai mancare, la giovane poi Chiara Mastalli, che no, scoprire. Maurizio Battista e Marco Marzocca sono dei bravi caratteristi. Sì, però anche qua io non ci vedo troppa alchimia come vorrei. Cioè, dici, se pensa, non è troppo compatibile con Pieraccioni, intendi? Per me no. Ma infatti quando lo elogio, quando ne parlo bene, mi rendo subito conto che potrei anche essere l'unico. Però secondo me è importante questo passaggio, basta con questa cosa che poi diventa anche ripetitiva, della donna straniera bella al suo fianco, ma si comincia con la maturità. Insomma, secondo me è un passaggio importante, poi non so. Però sì, comunque, tipo, se al posto di Marzocca e Battista ci fosse stato anche solo un Paci, perché a me dispiace che al Paci gli dia sempre parti piccoline, perché si meriterebbe di più. Ci fosse stato un Paci e anche un Ceccherini, piuttosto che fare il padre della bionda, avrei preferito che magari Ceccherini facesse il ruolo di Marzocca o di Battista, e poi magari il padre della bionda lo faceva fare a Papaleo, che ne so, capite cosa voglio dire? Certo. Mi sarebbe piaciuto di più, però magari lo dico da toscano. No, ma hai ragione, insomma. Ceccherini qui mi piace, comunque mi fa ridere, parlando di scene appunto che mi ricordo, la Badia urinare dietro una siepe mi fa sempre molto ridere, me la ricordo comunque. Certo. Se Giorgio vuole aggiungere qualcosa, sennò passiamo. No, ma sono d'accordo. Poi forse, ripeto, critico meno la scena in treno ed è finalmente la felicità. Qua magari posso più capire cosa dice Paolo. Lo capisco di più. Poi l'altra è una gag che io considero sempre singolarmente, non neanche collegandola al film in generale. Però qui capisco perfettamente cosa vuole dire Paolo. Io mi penso anche alla scena, tra l'altro in questo film c'è il mio amico Stefanino Martinelli, che interpreta l'atleta anche Avanti un altro, con cui ho lavorato insieme. Anche nella sua scena, che tipo lecca, c'è l'elettricità, mi ricordo, quando fanno il casting, diciamo, agli inquilini, no? Fanno il colloquio con gli inquilini per ospitare qualcuno in casa. C'è la scena in cui, non mi ricordo bene, comunque proprio mi pare a Martinelli, gli lecca tipo qualcosa e comincia a formarsi l'elettricità. Quelle gag lì in un film di Pieraccioni sono macchinose, cioè non c'è bisogno di creare la gag costruita, macchinosa. Cioè, in un film di Pieraccioni fa ridere Puliti, vaffanculo, un è ferro e farro, fa ridere quello, fa ridere Pelati, l'hanno levati, cioè, capito? Sì, anche perché poi Stefano Martinelli già di suo è un personaggio che poi
va a rendere più stravagante le scene, per come lui come personaggio in generale. Me lo ricordo anche poi, un'altra digressione, io amo i Minimad e ha lavorato anche con loro e il personaggio che aveva con loro era simile. Quindi sì, sono d'accordo, cioè meno schietta, più stravagante, e potrebbe andare a rovinare la genuinità di Pieraccione a cui ci ha abituato. Era qua che torna Benvenuti Benvenuti che lo richiama proprio perché vuole omaggiare gli inizi, omaggio ai laureati, ma omaggio anche il primo regista che l'ha fatto lavorare, cioè Benvenuti. E quindi io lo amo forse un po' troppo questo film, però comunque è un percorso appunto molto interessante che poi Leonardo ha portato avanti, non tanto con il film di cui parleremo dopo, ma adesso meglio, ma con quello successivo ancora, che è un altro film indubbiamente maturo anche quello. E qui siamo su quasi 9 milioni di incasso, mentre il successivo è un altro calo purtroppo sugli incassi, ed è un film oggettivamente non troppo eclatante, che c'entra anche poco appunto Percorso di maturità. Sì, perché si inserisce tra questi due film ed è come se fosse un passo indietro, però comunque è un film, il professor Cenerentolo, è comunque un film che mi diverte, che mi piace abbastanza, e la seconda parte mi piace di più perché quando poi arrivano Massimo Ceccherini e Nicola Cunzo, quindi i caratteristi sono molto importanti, quindi e tra l'altro però c'è un Davide Marotta bravissimo, riscoperto anche come piccolo grande attore di commedia che mi fa molto ridere, quindi questo sicuramente è un film divertente, ma nulla di più. Concordo, un film carino, quindi se andrete a vedere la mia recensione dove lo elogio bellissimo era perché ai tempi veramente come ogni altro film di Pieraccioni mi parve bellissimo. In realtà è giusto saper descrivere bene le sensazioni senza essere ripetitivi nei giudizi. È un film che sicuramente insieme al Pesce Innamorato è tra i più fiabeschi di Leonardo, è un film diverso dal solito, che comunque, seppur anche qua, porti avanti qualche gag anche così che mal ci vedo nel cinema di Leonardo, riesce a farmi ridere, a farmi divertire, però mi fa più ridere magari nelle battutine non volute, nelle frasi buttate via, piuttosto che magari in un Lazio, calcio del mulo, faccio, ti manda a fanculo, cioè quelle cose troppo costruite che secondo me nel cinema di Pieraccioni non ci stanno granché bene, però anche qua penso sia stata la Rai a imporre il cast, sicuro al 100%, però insomma un film carino e meno male si cresce, si cambia anche idea, proprio per rispetto ai film che prima abbiamo definito bellissimi, quindi non c'è tanto altro da dire per me. Secondo me, io vi anticipo già nella classifica, io l'ho messo all'ultimo posto, lo considero proprio una sbavatura, come ha detto Ale, nel percorso di maturità e in generale nella filmografia di Pieraccioni, in cui appunto lui matura nel tempo ma assume anche un tipo di comicità più costruita. Ma ripeto, film bruttissimi nel cinema di Pieraccioni non ce ne sono mai stati, si passa magari dal capolavoro, tra virgolette, del ciclone a un film semplicemente carino, che è il professor Cenerentolo. Tutto qui. Sì, non si può bocciare, a mio parere, è sempre Pieraccioni. Mi spiace che Nico abbia dovuto proprio stoppare questo film, perché sinceramente credo che ci siano film molto più brutti. Assolutamente sì, proprio. Quindi io, a me non è mai capitato di stoppare un film a metà, cerco sempre di dare un'occasione a tutti i film, ma se dovessi dirne uno che mi piacerebbe stoppare, sicuramente non citerei questo. La leggerezza, ma anche finalmente la felicità, che come ho detto ritengo il meno brillante, alla fine me lo guardo, ridacchio qua e là, non sono film pesanti o che faccio fatica a vedere. Comunque, insomma, ovviamente ognuno può avere le sue opinioni, mi spiace comunque, perché secondo me è carino, dai, si può comunque. Comunque Paolo ha fatto bene, perché comunque il fatto che la Rai imponga il cast ti limita la riuscita del film. Se uno, cioè, rispetto, comunque se Pieraccioni ha delle idee e poi la Rai te ne impone delle altre, comunque vai già in contrapposizione e cioè vai già a mettere in conto che non uscirà il film come dici te, come
ti aspettavi tu che uscisse. Poi la mia è anche una suppposizione. No, però comunque bisogna metterla in conto rispetto a quando c'era Cecchigori. Magari non siamo sicuri, ma una considerazione si deve fare su questa cosa. Perché comunque improvvisamente il cast è cambiato. Quindi qualcosa, i tipi di cast sono cambiati, quindi qualcosa che frulla c'è. Certo. E poi appunto dopo il professor Cenerentola dobbiamo aspettare un anno in più del solito. Prima Paolo ci ha spiegato il motivo, il tour con Panariello e Conti. E nel 2018 non era a conoscenza. Non avevo pensato a questa cosa, e effettivamente è vero, sì. Tanto saluto Gabriele, che purtroppo non ha potuto seguirci oggi, però lo ringrazio per essere comunque entrato. E nel 2018 esce nelle sale Se son rose, un film che a me è piaciuto da morire in sala. Poi magari sì, ecco, ho abbassato un pochino il voto rivedendolo, però secondo me è un ottimo film, è anche migliore di Un fantastico via vai, perché è veramente il culmine di questo percorso di maturazione che spero possa anche andare avanti. Qui non ci sono i giovani, ma ci sono tante donne, a partire dalla figlia Maria Sole Pollio, e per poi insomma parlare di tutte le donne che sono state le sue fidanzate, che la figlia rintraccia e fa in modo che lui in qualche modo si confronti con loro per ancora una volta guardarsi allo specchio e cercare di capire anche il punto in cui è arrivato nella sua vita. Tra l'altro, qui parlando di Alessandro Paci, di cui abbiamo parlato, io ricordo che al cinema sono partito con una risata assurda della scena in cui appare e fa il bidello, guarda come volli! Io sono... Perché poi il Paci riesce a far ridere anche parlando della lista della spesa. Ti dico, Se son rose per me è il miglior film della fase matura di Leonardo Fieraccioni. È un film che anche lì di prima acchito ho definito bellissimo, meraviglioso, e chi ha visto la recensione lo sa. Invece dal 2018, magari okay, poi l'hai recensito nel 2019. Ma era proprio 2018, l'ho recensito nel 2018, dicevo, okay. Quando è uscita al cinema? Era novembre, se non sbaglio. Novembre, ecco, quando lo vidi lo definì bellissimo, l'ho rivisto in DVD più di una volta, è un buon film. Mi piace tanto perché c'è veramente un Pieraccioni maturo, e a differenza di altre opere dove non c'è Ceccherini, non ne sento nemmeno la mancanza. Non ne sento la mancanza in questo caso, seppur Ceccherini avesse proposto a Pieraccioni di fargli fare una piccola parte dove interpretava vestito da donna una delle sue ex, e lui sarebbe stata una scena proprio piccolina, sì, ma Pieraccioni ha rifiutato. Mi piace, mi diverte, mi piace anche Maria Sole Pollio come interprete della figlia di Leonardo, il Paci caratterista, c'è il mitico anche Duccio che lavora alla Cecchigori Entertainment, che conosco bene, torna anche Stefanino Martinelli, c'è il cameo di Carlo Conti, ci sono delle gag secondo me macchinose. Già il pretesto del film, il mandare il messaggio al computer a tutte le ex, può sembrare un po' macchinoso per il cinema di Leonardo, perché se si pensa a come è partito e a come invece ora sta continuando, cioè può sembrare un po' macchinoso, però sono sincero, è un pretesto che poi fa scorrere un film molto diverso. Sarà anche che è passato nuovamente a Medusa, come ci dice Casta Professional, ha avuto magari anche più scelta per quanto riguarda il cast, il potere decisionale. Ci sono delle cose che continuano a non piacermi, trovo orribile la scena del robottino che lancia il sasso, tra l'altro fatto male al computer quella pietra, nella pandina, nella macchina, rompendo il vetro. È proprio una scena che è inutile. Ah, beh, sì, tra l'altro quella scena forse mi sono distratto anche. Non è duro un secondo, ma no, cioè a me quella scena me la fai vedere, non lo so, in un altro tipo di film, mi sta anche bene vederla in un film di Pieraccioni. No, però c'è la bellissima canzone Non ho parole d'amore,
che mi piace un sacco, di Leonardo, che ho ascoltato un sacco di volte. Mi piace i panorami che riprende Leonardo, quindi un buon film. Forse un altro difetto è che dura troppo poco, avrei fatto durare il film un pochino di più, però anche l'aspetto di far recitare la figlia Martina, che interpreta la Maria Solepoglio bambina, e secondo me riesce, potrebbe essere anche una delle prossime attrici quando crescerà nei film di Leonardo, chi lo sa. Comunque, Se sono rose fioriranno, al box office non è andato un granché bene, perché si sa che ormai le commedie non hanno più quel successo lì, poi da quando esiste il web, quindi Leonardo è così bersagliato dall'odio del web. Vediamo ora con il prossimo film cosa avrà in mente. Io spero, quando ha detto che ha avuto un'idea folle, che non sia un qualcosa di troppo arzigogolato, anche perché se in Sessor Rosa aveva fatto lavorare tante donne, per me le ha dirette veramente bene. Sì, è vero. Mi ricordo nella conferenza stampa di Sessor Rosa lui disse: il prossimo film invece sarà interpretato da soli maschi. Poi però mi sa che ha cambiato idea e ha optato per questo film folle che ha avuto in mente con Fonte, e poi aveva scritto su Facebook che stava cercando di convincere Ceccherini a fare una determinata parte. Speriamo che Ceccherini accetti, perché lo voglio rivedere. Sì, vediamo. Comunque io lo amo molto, anche perché ho un bellissimo ricordo di quando l'ho visto al cinema, di quanto ho sperato negli incassi. Quel primo weekend concluso con 1,6 milioni, poi però 4,5 milioni, mi sembra, insomma, a fronte di un budget di 5 milioni, quindi purtroppo non è rientrato nel budget, però insomma vediamo il prossimo, appunto, vediamo come sarà, speriamo che possa soddisfare. Sì, nel film che torna dopo la signora Coscia, che citavamo, no, sì, qui è la signora Coscia, che torna dopo la maga del paradiso all'improvviso, che citavamo, con la canzoncina, poi anche Vincenzo Salemme in una scena... bellissima quella scena! In un cammino molto da... tra l'altro un personaggio un po' strano, ben interpretato dal grande Vincenzo. E se non sbaglio la signora Coscia tornava anche poi nel Professor Cenerentolo, ricordo male? Nel balletto che c'è anche Domenico Costanzo fra le comparse, lo storico amico di Leonardo, quando c'è quella che balla, quella a cui mandavano il drone nel Professor Cenerentolo, in casa, che mandava i baci, non era lei? No, anche perché quella era Lucianna De Falco. Ok, se non mi sono imbrogliato, ok. Perché ricordo che nella conferenza mi specificò il fatto che tornava a lavorare con un Siaschiano dopo parecchi anni. Dopo ok, no, ricordavo male, avevo confuso le due. Ma ci mancherebbe. Io mi sono sbagliato due volte in questa live, quindi... No, ma Paolo ci ha dato tante notizie anche particolari. Noi ti abbiamo invitato sia perché... faceva piacere un sacco, tu che sei toscano, la tua partecipazione alla Parola di Pieraccioni, anche perché avresti potuto raccontarci tanti aneddoti, come hai fatto, sui vari anche attori con cui hai lavorato. Ma sicuramente, volendo fare questo mestiere, un mio sogno sarebbe proprio lavorare con Pieraccioni. E lo dico senza peli sulla lingua. Chissà in futuro cosa ci riserverà. Certo. Io comunque volevo un attimo dire due cose su Sessor Rose, che considero il miglior film della filone anni 2010, e qua secondo me Pieraccioni è riuscito ad essere originale, pur presentando sempre il solito tema in cui lui deve ritrovare la ragazza ideale. Lui qui presenta questa situazione però in un contesto totalmente differente, che lo fanno risultare comunque originale, perché comunque le situazioni che si presentano sono forse, cioè, non le ha presentate in altri film, quindi qua è ammirevole come scena. Sì. Poi vabbè, le altre cose che magari sono più costruite, meno genuine, ci sta, però ammiro la originalità di Pieraccioni. Poi il cast tutto al femminile ammirevole, a me è piaciuto un sacco Elena Cucci. Sì, ma anche l'attrice, quella che ha fatto anche Gigrobò, come si chiama, che ha fatto anche Ultras ultimamente, che fa quella che sta per la trans, insomma. Sì. Però poi... ecco, io avrei aggiunto 1/2 altri racconti di ex, avrei... È vero, anche perché poi... Se Laura Torrisi, visto che gliel'aveva proprio...
No, anche perché sai cos'è? Che poi quando Maria Sole Polio svela il numero, viene detto un numero più alto di quello che poi presenta con cui va a cena, quindi poteva, secondo me, far durare un attimo in più il film. Comunque dura un'ora e venti, dura un'ora e venti, quindi cioè, non l'avrebbe allungato, non l'avrebbe fatto diventare un film da 3 ore. E poi, tra le altre componenti no, del cast, bastava 1 ora e 40, bastava, però infatti, altri 2 episodi c'entravano. Assolutamente sì. E poi non risultava neanche troppo noioso, perché comunque sono divertenti queste situazioni. E poi un'altra delle attrici, altre componenti del cast che mi è piaciuto, io ho un rapporto particolare con lei, che è Gabriella Pession. Secondo me è un'attrice bravissima e quello dimostra in questo film. E ricordiamo Marcello Del Pra. Marcello Del Pra, sì, esatto. Ma quindi cioè, volete dire che siamo arrivati al momento della classifica? Però io direi di partire dalla fine, facendo un po' creando certo, un pa- sì, certo. Comunque io voglio, voglio andare per ultimo. Vai Ale. Cioè, non so se la diciamo prima, ognuno dice la sua, oppure tutti diciamo la posizione numero 13, tutti la 12, tutti la 11. Come volete fare? Magari così facciamo un po' più veloce. E almeno diciamo, diciamo al pubblico mentre noi diciamo, che anche il pubblico in chat dica il proprio parere, iniziando tipo dalla posizione numero 13. Io ci sto. Certo, è difficile fare classifica, quindi magari loro non se la sono preparata, quelli che hanno resistito finora. Tanto dico a Nico che se vuole rimanere un altro po', visto che ci ha salutati, comunque adesso facciamo la classifica. E poi tanto facciamo la classifica, che è il momento forse più atteso. Sì, allora, facciamo ora 13, 12, 11. Dai, facciamo era, un, era solo una proposta, quindi... Una bella idea, sì, certo. Ok. Si può fare. Allora, magari comincio io. Ok. Tredicesimo posto per me, finalmente la felicità, come avevo già annunciato. Va bene, il professor Cenerentolo. E io invece vado di Un fantastico via vai. Poi dodicesimo posto, Ale. Ah, sì, il professor Cenerentolo per me. Finalmente la felicità. Il professor Cenerentolo. Poi undicesimo posto, ci sono delle zanzare che continuano a girare ora veramente. Undicesimo posto, io e Marilyn. Giorgio? Un fantastico via vai. Io e Marilyn, vedi, io e Ale ci stiamo trovando per qualcosa. Se non per Un fantastico via vai, però per il resto. Decimo posto. Il pesce innamorato. Il pesce innamorato. Il pesce innamorato, ok. Poi, nono posto. Il principe e il pirata, purtroppo. Io e Marilyn. Sesso in rose. Poi, ottavo posto. Paradiso all'improvviso. Sesso in rose. Finalmente la felicità. Sesto posto. No, settimo. Siamo in tutto il del mondo. Il principe e il pirata. I laureati. Sto un po' stravagando il tutto. Poi ci sta, è più bella. Male, così opinioni più... Male. Infatti. Sesto posto. Sesto posto, fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio, ok. Quinto posto. Qui proprio il contrario di tutti, Un fantastico via vai. Ho messo i laureati. Il paradiso all'improvviso. Quarto posto. I laureati. Una moglie bellissima. Ti amo in tutte le lingue del mondo. Podio, siamo sul podio. Terzo posto. Anche qui stesso rose, quindi. Ti amo in tutte le lingue del mondo. Una moglie bellissima. Secondo posto. Una moglie bellissima. Il paradiso all'improvviso. Il principe e il pirata. Primo posto, penso a detta di tutti, il ciclone. Il film il di ciclone è ufficialmente campione del cinema di interazione. Ecco,
Vedo che anche in chat Nico Salerno gli ha imbattuto in questa impresa, perché poi farla in 3 secondi immagino che sia... Poi domani potrebbe già cambiare la mia lista. Però infatti è quello che dico io, perché ci ho messo abbastanza a farla e in un secondo potrei cambiare. La più grande discrepanza è stato il principe e il pirata, che te, Alessandro, hai messo... Purtroppo mi è capitato in basso, l'ho messo 13, 12, 11, nono posto. Io settimo. Io secondo, proprio, uno dei miei preferiti. Però al primo posto fuochi d'artificio, Nico Salerno, guardate un po'. Questa è la cosa che stupisce di più, forse, perché il primo posto è la detta di tutti, il ciclone, ma è bello che ci siano anche opinioni un po' diverse. Certamente. Però mi è piaciuta questa variazione delle posizioni. Abbiamo azzeccato qua praticamente solo i fuochi d'artificio e il pesce innamorato. Tutte le altre abbiamo cambiato e abbiamo avuto anche delle sorprese, quindi mi è piaciuto molto. Cioè, classifiche... tutt'altro che scontate, a parte il primo posto che è inimitabile comunque il ciclone, quindi ci sta. Vero. Comunque io mi sono divertito veramente un sacco, non so Ale come ora chiudi la live, se rispondi a qualche domanda, non so cosa avevi in mente. Ma innanzitutto ringrazio tutti, perché come sempre c'è stata una partecipazione, poi in una live di 2 ore e un quarto chiedere a chiunque di rimanere fino all'ultimo sarebbe impossibile, quindi ringrazio a chi c'è stato. E poi sono ovviamente sempre gli iscritti fidati, quelli che ci sono e che seguono sempre. Abbiamo parlato comunque appunto anche di Ceccherini, di Veronesi, siamo riusciti a dare uno spazio anche a loro, ai caratteristi, alle bellezze. Erano questi gli altri banner che avevo preparato, ma in qualche modo ne abbiamo parlato in maniera soddisfacente. E quindi ovviamente aspettando anche il prossimo film, purtroppo dovremo aspettare un anno in più, però insomma io ringrazio Leonardo, perché facendo questi rewatch negli ultimi giorni in preparazione alla live ho scoperto anche che lo amo, come dicevo a Paolo, più di quanto mi ricordassi. Ovviamente non tutti i film sono di alto livello, però c'è quella leggerezza che mi conquista sempre, che mi piace molto. E poi la sua comicità, secondo me, è una comicità molto originale. Sì. E parliamo senza dubbio dell'artista toscano più importante dopo Roberto Benigni e Francesco Nuti. Secondo me c'è lui, a livello di regista, attore, di questo discorso del comico protagonista al cinema, insomma, dagli anni 90 in poi. Sì. E poi io ripeto quello che ho detto Ale, guardando i film in quest'ultimo periodo per ripassare la live ho scoperto di essere veramente affezionato rispetto a quello che pensavo, e ho capito che molti guardano Pieraccioni, perché Pieraccioni comunque è un personaggio molto noto, tutti guardano i suoi film, ma pochi riescono a cogliere la sua spigliatezza, la sua genialità, la sua proprio l'essere genuino, naturale. Secondo me la sua comicità è sottovalutata, seppur sia comunque molto visto Pieraccioni. Non so, questo qua è il mio pensiero che ho maturato guardando Pieraccioni. E niente, è tutto qui. Pieraccioni, l'ho valutato ancora meglio di quello che pensavo prima di fare Rewatch. Quindi, grandissimo Pieraccioni. Sì, assolutamente. E io concordo con tutto ciò che state dicendo voi. Penso che già all'inizio di questa live abbia espresso tutto l'amore che ho per Leonardo. Certo. E veramente speriamo prima o poi di parlare di un film dove anche in un piccolo ruolo magari possa fare la mia particina io. Mi piacerebbe tanto. E te lo auguro con tutto il cuore, perché sei stato di compagnia. Ovviamente lo sai Alessandro, puoi chiamarmi sempre, perché quest'estate duravo davvero fatica, non potevo esserci perché non avevo internet, però d'ora in avanti se ci mettiamo d'accordo, non so quali siano i registi che poi vorrai trattare, però sì, assolutamente. È sempre difficile e importante accontentare il pubblico e fare qualcosa di soddisfacente, insomma, andando sempre più in alto. Ovviamente adesso da Verdone a Pieraccioni siamo scesi, però mi piacerebbe parlare, non so, della filmografia di Buccino, di Ospedec, di Virzì, dedicare a loro. È sempre, sì, Giorgio mi aveva anche proposto Salvatore. Bisogna anche vedere, però, ovviamente, gli iscritti cosa chiedono. Assolutamente. Però, cioè, sarà veramente
Io, cioè, il sodalizio ormai io e Ale l'abbiamo formato, cioè faremo sempre live insieme. Se tu ti vuoi aggiungere, sei il Ma primo certamente, benvenuto. io quando ci sono lo sa Alessandro e lo ribadisco qua, più che volentieri, davvero ragazzi, e vi ringrazio per l'invito, per l'ospitalità, per tutti coloro che ci hanno seguito in chat fino a quest'ora e spero che poi nei prossimi giorni questa live anche in differita venga seguita e che si sia insomma divertito un po' il tempo. Sì, ovviamente oltre anche alle live più generali, abbiamo detto un Natale su Marte quando avremo altre notizie, oppure in generale sui film in uscita, come già ho fatto a luglio, cioè in qualche modo anche discorsi generali sul cinema per chiacchierare. Insomma, troveremo sicuramente le idee e speriamo di poterci ritrovare presto tutti e tre. È stato veramente bello. Me lo aspettavo già, ma l'ha Hai avuto la ribadito. conferma, hai avuto la Hai avuto conferma. la conferma, sì. Grande. Viva Leonardo e viva il suo cinema. Sì. E allora, grazie a voi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. E se n'è andato. Se n'è andato via così. Siamo rimasti solo io e te praticamente. E Ma a tutto. E quindi direi, visto che siamo rimasti comunque in linea, di certo. dire cosa potremmo dire, Giorgio. Ieri era il tuo compleanno, gli avete fatto gli auguri a Giorgio? Gli Guarda, fate ragazzi, gli auguri a scusate, mi sono Giorgio? Se n'è chiuso andato così. Era, è arrivato il momento di dire e te ne sei andato. Grande Alessandro numero un attimo. Scusatemi, dicevo grazie a tutti, uno. grazie a tutti che hanno seguito e ci sentiamo. Non so cosa stavo dicendo, mi assento. Ricordavo del compleanno di Giorgio di ieri, ho invitato tutti a fare gli auguri. Ah, certo, sì. E perché dovete sapere che Giorgio una volta l'anno compie gli anni, quindi non è una cosa da No. tutti, Cioè, fate gli auguri. certo. vabbè, scusatemi per questo momento, ma ogni tanto più di tutto. No, ecco, Comunque, grazie a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi. ciao, ciao a grazie tutti. mille.